piacerà invece non solo tutto il progetto che vogliamo portare avanti. Partiamo da di qui a costruire, a decidere come vogliamo organizzarci, come vogliamo organizzarlo e come vogliamo andare avanti. Una storia velocissima di quello che è successo, proprio per inquadrare velocemente perché siamo qui. Nei mesi precedenti la sinistra ha tentato di mettersi insieme seguendo l'appello di due persone, Tommaso Montanari e Anna Falcone, riuniti appunto in questo teatro del Brancaccio, dove hanno richiamato le persone della sinistra, compreso quelle che fanno parte dei partiti, compreso quelle che fanno parte dei movimenti e quelle che invece si sentono libere ma comunque di sinistra, e li ha chiamati, diciamo così, a raccolta per provare a fare un progetto unitario per le elezioni, ma anche un vero e proprio progetto politico per il futuro. E le cose si sono evolute, è stato interessante perché ha attivato tante assemblee in giro per l'Italia dove hanno partecipato tante persone e tante realtà. Poi però purtroppo ha prevalso, come spesso è successo nei processi che hanno tentato di mettere insieme la sinistra, ha prevalso, diciamo così, il gruppo dirigente, la classe politica intesa come parlamentari, come quella roba là, insomma, ha pensato di pensare al proprio futuro piuttosto che quello della sinistra e soprattutto del paese. Per cui quel processo che si era avviato col Brancaccio, appunto raccogliendo tante e tanti, si è interrotto. Sono saltati fuori un gruppo di persone, forse il nome della loro associazione, come dire, segnava questo passaggio, appunto un gruppo napoletano, Io sono pazzo, Io sono pazzo, e appunto da pazzi hanno lanciato questo appello dicendo: bene, quello si è interrotto, andiamo avanti lo stesso su quel percorso, cioè tentiamo di metterci insieme appunto uomini e donne di sinistra che facciano parte di partiti, che facciano parte di movimenti, che siano appunto liberi da qualsiasi altro impegno, non ha importanza, mettiamoci insieme e andiamo avanti. E per cui arriviamo a questa serata qui, in tante città italiane, in tante realtà, paesi, cittadine, le grandi città, in questi giorni, in questa settimana, nei giorni scorsi e continueranno anche nelle prossime settimane, ci stanno costruendo tanti di questi momenti dove guardarsi in faccia e tentare appunto di, per primo, il ragionamento se e come fare una lista elettorale, visto che fra poco si vota, ma soprattutto appunto un processo e progetto politico per il futuro di questo paese e della sinistra italiana. Sì, appunto, quindi abbiamo deciso anche così di lanciare questo appello, di trovarci, ma senza una formuletta per la serata, per cui andiamo avanti un po' a ruota libera. C'è il manifesto, è uscito il manifesto di Potere al Popolo, dove è un vero e proprio programma politico ed elettorale. Per cui se lo vuoi leggere tu, Monica? Sì. Allora, questo è l'appello che è stato lanciato in rete, c'è un sito che è poterealpopolo.org, chiunque ritenga lo può sottoscrivere e nel sito ci sono molti materiali appunto informativi e l'appello è questo. Abbiamo aspettato troppo, ora ci candidiamo noi. Siamo le giovani e i giovani che lavorano nero, precari per 800 euro al mese perché ne hanno bisogno, che spesso emigrano per trovare di meglio. Siamo lavoratori e lavoratrici sottoposti ogni giorno a ricatti sempre più pesanti e offensivi per la nostra dignità. Siamo disoccupate, casse integrate, esodati. Siamo i pensionati che campano con poco anche se hanno faticato una vita e ora non vedono prospettive per i loro figli. Siamo le donne che lottano contro la violenza maschile, il patriarcato, la disparità di salario a parità di lavoro. Siamo le persone LGBT, discriminate sul lavoro e dalle istituzioni. Siamo pendolari, abitanti delle periferie che lottano con il trasporto pubblico inefficiente e la mancanza di servizi. I malati, che aspettano mesi per una visita nella sanità pubblica, perché quella privata non possono permettersela. Gli studenti con le scuole a pezzi, a cui questo paese nega il futuro. Siamo le lavoratrici e i lavoratori che producono la ricchezza del paese.
ma siamo anche quelli che non cedono alla disperazione e alla rassegnazione, che non sopportano di vivere in un'Italia sempre più incattivita, triste, impoverita e ingiusta. Ci impegniamo ogni giorno, organizzandoci in comitati, associazioni, centri sociali, partiti e sindacati, nei quartieri, nelle piazze o sui posti di lavoro per contrastare la disumanità dei nostri tempi, il cinismo del profitto e della rendita, le discriminazioni di ogni tipo, lo svuotamento della democrazia. Crediamo nella giustizia sociale e nell'autodeterminazione delle donne, degli uomini e dei popoli. Pratichiamo ogni giorno la solidarietà e il mutualismo, il controllo popolare sulle istituzioni che non si curano dei nostri interessi. In questi anni abbiamo lottato contro i licenziamenti, il Job Act, la riforma Fornero e quella della scuola e dell'università, contro la privatizzazione e i tagli della sanità e dei servizi pubblici, per la difesa dei beni comuni, del patrimonio pubblico e dell'ambiente da veleni, speculazioni, mafie e corruzione, per i diritti civili, contro le politiche economiche e sociali antipopolari dell'Unione Europea, contro lo stravolgimento della Costituzione nata dalla Resistenza e per la sua attuazione, per un mondo di pace in cui le risorse disponibili siano destinate ai bisogni sociali e non alle spese militari. E ogni giorno ci impegniamo a costruire socialità, cultura e servizi accessibili a tutte e a tutti. Abbiamo deciso di candidarci alle elezioni politiche nel 2018, tutte e tutti insieme, perché questo pezzo di paese escluso è ormai la maggioranza e deve essere ascoltato, perché se nessuno ci rappresenta, se nessuno sostiene fino in fondo le nostre battaglie, allora dobbiamo farlo noi, perché siamo stanchi di aspettare che qualcuno venga a salvarci. Abbiamo deciso di candidarci per creare un fronte contro la barbarie, che oggi ha mille volti: la disoccupazione, il lavoro che sfrutta un India, le guerre, i migranti lasciati annegare in mare, la violenza maschile contro le donne, un modello di sviluppo che distrugge l'ambiente, i nuovi fascismi e razzismi, la retorica della sicurezza che diventa repressione. Abbiamo deciso di candidarci facendo tutto al contrario, partendo dal basso, da una rete di assemblee territoriali in cui ci si possa incontrare, conoscere, unire, definire i nostri obiettivi in un programma condiviso. Vogliamo scegliere insieme persone degne, determinate, che siano in grado di far sentire una voce di protesta, che abbiano una storia credibile di lotta e impegno, che rompano quell'intreccio di affari, criminalità, clientele, privilegi, corruzione. Potere al popolo significa costruire democrazia reale, attraverso le pratiche quotidiane, le esperienze di autogoverno, la socializzazione dei saperi, la partecipazione popolare. Per noi le prossime elezioni non sono un fine, bensì un mezzo, attraverso il quale uscire dall'isolamento e dalla frammentazione. Uno strumento per far sentire la voce di chi resiste e generare un movimento che metta al centro realmente i nostri bisogni. Vogliamo unire la sinistra reale, quella invisibile ai media, che vive nei conflitti sociali, nella resistenza sui luoghi di lavoro, nelle lotte, nei movimenti contro il razzismo, per la democrazia, i beni comuni, la giustizia sociale, la solidarietà e la pace. Affronteremo questa campagna elettorale con gioia, umanità ed entusiasmo, con la voglia di irrompere sulla scena politica, rivoltando i temi della campagna elettorale. Non abbiamo timore di fallire, perché continueremo a fare prima, dopo e durante l'appuntamento elettorale, quello che abbiamo sempre fatto, essere attivi sui nostri territori, perché ogni relazione costruita, ogni vertenza che avrà acquisito visibilità e consenso, ogni persona strappata all'apatia e alla rassegnazione, per noi sono già una vittoria. Non stiamo semplicemente costruendo una lista, ma un movimento popolare che lavori ad un'alternativa di società ben oltre le elezioni. Insieme possiamo rimettere il potere nelle mani del popolo, possiamo cominciare a decidere delle nostre vite e delle nostre comunità. Chi accetta la sfida? Questo è il testo dell'appello che, se qualcuno si viene condiviso, può essere sottoscritto appunto online, così come è possibile appunto iscriversi e ricevere comunicazioni attraverso una newsletter, essere immessi nelle mailing list appunto di carattere nazionale.
sempre solo come informativa, no? L'appello di Io So Paz, lanciato a metà di novembre, a 3 giorni dalla scadenza del 18, che è stato il giorno in cui al Teatro Italia si è celebrata la prima appunto assemblea nazionale, ha ricevuto immediatamente un'adesione, e la partecipazione a quell'assemblea nazionale è stata una partecipazione molto forte, insomma, ecco, 1000 persone. Da allora oltre 60 assemblee come queste, no? Più o meno articolate, si sono costruite sul territorio. Il 17, vale a dire questa domenica, è in programma l'iniziativa nazionale, un'altra assemblea nazionale appunto a Roma, aperta a chiunque voglia partecipare, per cui se anche da Cesena qualcuno vuole andare a Roma appunto per il 17, è appunto libero di farlo. E lì presumo che il 17 si assumeranno sulla base così, insomma, ecco, dei report delle singole assemblee territoriali, si definirà in maniera più formale un programma, no, fatto di iniziative di partecipazione, che è sviluppato attraverso la partecipazione alle iniziative punto di lotta, no? Cesena, la manifestazione antifascista prevista appunto per il 23 è un pezzo del percorso, ecco, almeno il modo col quale io parteciperò al pezzo del percorso, appunto, per fare un esempio. Online, attraverso questo sito nazionale che è poterealpopolo.org, c'è anche una bozza in divenire di programma che va oltre chiaramente al manifesto, che il testo dell'appello è una sintesi e in quanto tale chiaramente non approfondisce i diversi temi, invece appunto online esiste un programma che sta, che è implementato in continuazione dai contributi che arrivano appunto dalle assemblee territoriali. Quindi ho finito con le informazioni. Io ho questo quadernino col CE, se chi vuole, se vuole lasciare il proprio recapito, quindi mail, nome, cognome, mail, numero di cellulare, se qualcuno di voi appunto è interessato a farlo, lo inseriamo immediatamente intanto in un gruppo WhatsApp dove ognuno di noi è amministratore, per cui può ritenere, no, di iscrivere altri, o chi vuole in qualche maniera può intervenire, e poi appunto per agevolare i contatti per eventuali altri momenti appunto insieme che non mancheranno. Quindi inizio a far girare il libricino, Bene. Vicino ci vuole anche la penna. C'è anche la penna. C'è anche se per scrivere. Bene, Monica ha letto il manifesto e direi che appunto l'indicazione di che tipo di lavoro fare c'è. Per esempio c'è un passaggio che a me interessa molto, è forse quello che interessa di più, penso che sia quello che dovrebbe interessare più a tutti noi, cioè il lavoro da fare qui sul territorio, nel Cesena e nei dintorni, rispetto alla città fermonica, l'antifascismo, rispetto ai problemi del lavoro, rispetto alle povertà, rispetto alle tante difficoltà che anche questo territorio sta conoscendo in questo periodo. Per cui anche, come dire, anche capire, decidere, inventarsi anche un modo di elaborazione, un modo di fare battaglia politica, di fare battaglia appunto che vada anche oltre a quello che deve essere un impegno per la campagna elettorale. Diciamo che mi interessa un po' meno la campagna elettorale rispetto a un progetto politico. Per cui mi piacerebbe sentire così un po' le idee che ci sono in giro. Prego. Allora, io credo che oggi come oggi serva un vero e proprio movimento degli sfruttati, degli oppressi, degli emarginati, dei lavoratori, delle masse meno abbienti. Però io ho anche sentito dire, ho anche visto formarsi anche nel corso degli ultimi anni partiti che si mettevano sempre a sinistra, siamo la vera sinistra,
noi siamo ancora più a sinistra, ma onestamente alle masse dei lavoratori non gliene frega niente che ci sia un vero partito di sinistra che li rappresenti. Cioè, loro vogliono un partito operaio, un partito proletario che si organizzi, che partecipi alle manifestazioni, ai picchetti, agli scioperi, che stia in sindacalismo, che gli dia una sorta di autorappresentazione, e non un partito che si proclama di sinistra e che vuole ostentare a tutti i costi il binario della riforma borghese. Io onestamente, anche dai rappresentanti di queste liste di Potere al Popolo, negli anni non ho visto una partecipazione nelle piazze, negli scioperi, nei picchetti, nelle manifestazioni, e anche nel difendere le conquiste democratiche, ad esempio, non li ho visti schierati contro una riforma, una vera e propria riforma elettorale proporzionale. Non li ho visti proporre questo, anzi, li ho visti proprio stare muti, in silenzio. E io parlo anche della rifondazione comunista. Cioè, la rifondazione comunista è solo un nome, non ha niente di comunista, non rappresenta le masse, non rappresenta gli sfruttati, gli oppressi, il proletariato. E anche la difesa della Costituzione, della legalità. Ma onestamente anche la Costituzione non è una Costituzione del popolo, non è una Costituzione delle masse, è una Costituzione che è stata fatta dal Parlamento borghese, cioè è una Costituzione che difende ancora la proprietà privata, che parla di popolo, ma il popolo chi è? Il proletariato, i piccoli borghesi, la classe media, il commerciante, il lavoratore improprio? Cioè chi è? Cosa si intende con popolo? Io non intendo tutti, ovviamente, io intendo le classi meno abbienti. Quindi la difesa della Costituzione, secondo me, va un po' rimessa in discussione. È una Costituzione che onestamente non mi sento di dire mia. Sì, avvicinati, perché non volevo intervenire, ma siccome sono insegnante di diritto costituzionale, un attimino, è stata una ferita di quelle. Allora, te sei giovane e fai un'analisi da giovane. Io ho 54 anni e faccio un'analisi dell'Italia un pochino, con un passo un pochino più lungo, diciamo. Che tu possa fare un'analisi di questo tipo degli ultimi 20 anni dell'Italia, c'è stato tutto, anzi sei stato anche fin troppo buono e comprensivo, direi. Però la bellezza che c'è nella nostra Costituzione è qualcosa di unico e di magico. La nostra Costituzione non è che parla di popolo, a parte il popolo, diciamo, una definizione sui cittadini, cioè sul presupposto di cittadino. Cittadini, più fuori, più stranieri, popolazione. Popolo ma non tiene conto della divisione. Però la nostra Costituzione parla di 139 articoli, di 139 articoli è definito chiaramente che cosa intende per popolo, quali sono i diritti dei cittadini e qual è lo stato sociale. Allora io ti dico, io negli ultimi anni sto raccontando e sto spiegando ai miei studenti un libro che non esiste più, perché di fatto abbiamo un altro, che la nostra Costituzione non è applicata in nessun punto, ma in nessun punto, cioè l'Italia, ti parlo dell'articolo 1, ma ok, ci siamo, è una repubblica, ci siamo, sul democratica già non ci siamo più, figuriamoci sul fondato sul lavoro. Quindi Democratica secondo quelli che stanno in Parlamento. Pensiamo, guarda, io sono andata anche a convegni di espertissimi e hanno detto: non vogliamo dire di essere una oligarchia, siamo in una forma di democrazia anomala che ha la necessità di una definizione che per ora non esiste, noi non abbiamo una definizione di questa democrazia. Comunque non è la democrazia che è stata descritta nella Costituzione e ti sto parlando di espertissimi, d'accordo? Quindi siamo in una situazione del tutto anomala, già fin dalla definizione di democrazia. Non è la democrazia che è stata scritta nella nostra Costituzione, siamo in un altro sistema
istituzionale che non ha dei riferimenti linguistici per essere chiari e per poterci capire. Io mi sono fermata alla terza parola dell'articolo 1, potrei continuare su tutti gli articoli, quindi dire, applicare la nostra Costituzione, fare della nostra Costituzione il programma non solo degli articoli ma anche del dibattito che c'è stato nel verbale della Costituente intorno a ogni singolo articolo, è un processo politico intensissimo che andrebbe ricostruito, rifatto, riproposto, perché probabilmente noi tutti, non dico le nuove generazioni, ma anche noi abbiamo la necessità di riconfrontarci su certi temi che ci sono sfuggiti. Questo paese ci è sfuggito di mano, è sfuggito di mano a tutti, a tutti. Quello che te dici di rifondazione, eccetera, è qualcosa che caratterizza tutti, dai partiti ai cittadini, perché altrimenti non ci potremmo trovare nel 2017 messi così, perché noi non siamo lucidi quando critichiamo, siamo ancora molto buoni nell'osservare la condizione istituzionale di questo paese, ma questo paese ha subito una sorta di colpo di Stato bianco e non ce ne siamo accorti. Quindi recuperare i valori, i principi fondanti della nostra Costituzione è un ottimo strada, un ottimo orientamento per poi poter portare i nostri confronti dove vogliamo, ma è da lì, ti assicuro, che dobbiamo partire. È esattamente da lì che dobbiamo partire. E lì in quella Costituzione non si parla assolutamente della borghesia. Poi vedi quello che ti parli della proprietà privata, bisogna contestualizzare. Noi eravamo nel mezzo di due realtà, lo Stato pianificato, lo Stato completamente liberale, dovevamo stare nel mezzo. Tra l'altro l'Italia era spezzata in due, Democrazia Cristiana e Partito Comunista. C'era un grosso problema storico per affrontare quel momento. E quindi una mediazione lì ci sta. Ma una mediazione, se vai a leggere le mani da Costituente, estremamente consapevole del momento storico, principalmente in Italia, che stava vivendo. E la proiezione a lungo raggio che dava la Costituzione era verso una direzione sociale, completamente sociale. Per me, io ripeto, comprendo quello che te dici, anzi, se fossi un ventenne sarei ancora molto più radicale e arrabbiato, perché quello che ho visto anche un'altra Italia, un'altra rappresentazione di quello che c'era scritto. Ora siamo completamente al di fuori di qualsiasi contesto istituzionale, noi non abbiamo più una Costituzione, non ce l'abbiamo. Quindi qui chi vince va lì e si inventa ciò che vuole, perché nessuno, neppure la Corte Costituzionale sta, e neppure il Presidente della Repubblica sta ricoprendo il ruolo che la Costituzione le affida, o il Parlamento lo sta ricoprendo il ruolo che la Costituzione le affida, o il Governo non sta ricoprendo il ruolo che la Costituzione le affida. Qui nessuno sta ricoprendo il ruolo, neanche partiti politici, neanche sindacati e neanche cittadini, mettiamoci di noi, ok? Quindi per me invece il dibattito sulla Costituzione è importante. Il 4 dicembre è stato un elemento di svolta di questo paese. Qui si tratta fondamentalmente di far diventare un 60% degli italiani da virtuale a reale, perché c'è, e quel 60% ha dimostrato che può venire fuori una realtà al di fuori dei mass media, telegiornali, che ormai sono tutti concentrati nel veicolare un unico messaggio, che non è assolutamente il messaggio scritto nella Costituzione. Posso rispondere? O... facciamo un giro. No, io infatti ho risposto perché mi sono sentito. Perché se facciamo un giro poi possiamo continuare a interagire tranquillamente, però. Questo forse a mio avviso 20 anni fa. Oggigiorno dobbiamo fare i conti con la situazione reale del paese, cioè non abbiamo più le masse, le grandi fabbriche, beh, numeri, no? Nella logistica ad esempio la realtà del paese è delle persone sfruttate, non sono solo
gli operai delle fabbriche, ma purtroppo, e in condizioni forse peggiori, sono i ragazzi che sono commessi a tempo determinato, adventizi. Ecco, loro noi dobbiamo vedere, captare queste realtà, che in questo periodo che ha governato poi il Partito Democratico, quelle poche garanzie sul lavoro che c'erano sono state tolte. Questo è un dramma veramente notevole che dobbiamo cercare di contrastare. Cioè, quello che giustamente dici, parte della Costituzione, che a mio avviso va difesa e va attuata, perché effettivamente non sempre in questi anni qui si è cercato di attuarlo. Cioè, gli ultimi colpi di Stato che è stato fatto da Napolitano, Compagnia Bella, sono stati fatti in funzione di mettere un governo che i politici non avevano il coraggio di fare alcune riforme, oppure di tornare indietro, perché è messo il governo di tecnici, no? E poi si è ritornato. Quindi è stato fatto un colpo di Stato, non è che non ce ne siamo accorti, ce ne siamo accorti, ci siamo impigriti, non c'è stato nessuno che abbia cercato, preso in mano la situazione, se ne rimpiazza. Chi è che se ne rimpiazza di giorno? Nessuno, no? Ce ne stiamo imborghesendo, stiamo impigrendo. Ecco, io direi che queste forme di confronto mi sembra che siano, diciamo, valide per un confronto da gente che viene da diverse esperienze, per vedere di catalizzare attorno a delle idee un possibile movimento. Però, a mio avviso, bisogna che ci sia delle personalità, delle persone che siano capaci di portare avanti questi discorsi, perché altrimenti ci focalizziamo, no, in piccoli o grossi, diciamo, cenacoli, e ci parliamo addosso. Quindi bisogna che ci sia persone che trainano, no, in tutti i movimenti, la rivoluzione russa, in qualsiasi grillo, lo rendiamo anche lui. Sono queste persone che sono trainanti, e poi c'è l'altro che attorno a sé vengono coalizzate. Ecco, noi dobbiamo cercare, oltre le idee che ci sono, che sono tante, quello che ha letto la Domini mi sembra che sia effettivamente un manifesto, diciamo, condivisibile da tutti, no? Però ecco, è che non ci siano delle utopie qui sopra, perché molte volte, però una volta la mia generazione diceva, cioè, chiediamo l'impossibile, no? No, per avere e poi in questi anni passati si è progredito, adesso ce le portano via tutti questi pochi diritti che abbiamo avuto. Ecco, allora a mio avviso si tratta di non fare delle utopie, però pensare in alto per poter coalizzare tutte le persone che in un modo o nell'altro non si immedesimano in quelli dei grillini, del PD o in altri partiti di destra, che effettivamente io penso che il discorso anche di rifondazione, sì, poteva fare di più, poteva fare meglio tutto, però il discorso bisogna anche confrontarci con le forze che uno ha, no? Se vogliamo mettere un zoppo a correre, effettivamente farà fatica, però qualche cosa di sforzo si poteva anche fare in più, no? A mio avviso. E questo va, ci prendiamo le nostre colpe, ognuno si prende le sue colpe, i meriti e i demeriti ce li prendiamo, per carità. Mi alzo perché non sono troppo agile. Non ti preoccupare, appena ce l'hai, ma dopo mi serve perché devo prendere. Questi giorni hanno anche loro, no? Nei loro territori vissuto momenti, fatto assemblee, momenti di approfondimento. Se vogliono anche qui raccontare come è andata nei loro territori, perché
ieri era Forlì, Rimini il 7 dicembre, quindi la settimana scorsa, e sarebbe anche, almeno a me interessa, sapere appunto com'è andata, ecco, negli altri territori, per dire che è vero, che in questo momento, in contemporanea, in questi giorni, le assemblee stanno avvenendo ovunque. Abbiamo fatto la nostra assemblea il 7 di dicembre, quindi qualche giorno fa. Provo ad urlare, ma io non ho una grandissima voce, quindi faccio il possibile. E abbiamo fatto la nostra assemblea il 7 di dicembre, dove c'è stata una buona partecipazione e anche una risposta positiva un po' da una serie di realtà che insistono sul territorio. E anche un po' a partire da quello che si diceva nell'appello, ed è stato anche l'appello lanciato in vista del 18 di novembre. Io ho partecipato anche all'Assemblea Nazionale del 18, come parteciperò all'Assemblea Nazionale del 17, e, a prescindere da quella che è stata un po' la biografia personale di una serie di compagni e compagne che sono intervenuti in quell'assemblea, molti non avevano neanche, insomma, mai partecipato, ma sono stati spinti un po' da questa necessità, un po' come si diceva prima, di una serie di cose che sono venute a meno negli ultimi anni, di provare a costruire un qualcosa che sì, guardasse all'ambito, cioè alla questione delle elezioni nazionali prossime, che sono veramente imminenti, ma che finalmente si cominciasse davvero a partire da un appello che è stato chiamato in modo dirompente e di rottura rispetto a quello che è stato invece il percorso avviato precedentemente, che cominciasse veramente a guardare a una proposta politica in grado di rompere veramente su una serie di questioni e di riprovare a riportare nel dibattito e anche nella proposta politica che viene fatta a livello nazionale temi come la questione della scuola, la questione dell'istruzione, la questione della sanità, dell'accesso ai servizi, il concetto di nazionalizzazione, perché non è vero che nella nostra Costituzione non c'è, si parla sì di proprietà privata, ma si parla anche di interesse collettivo, e quindi come noi vogliamo cominciare a provare a declinare, appunto, infatti ho condiviso quello che diceva, quindi come cominciamo a provare anche a fare delle proposte politiche che siano forti e che abbiano veramente un'altra visione di società, un altro modello economico, un'altra prospettiva politica. Ed è questa la cosa che, insomma, me personalmente ha convinto, ma che ha convinto anche molti dei compagni e delle compagne che ci sono e sui quali, insomma, con i quali vorremmo appunto iniziare a fare un lavoro sia per le elezioni politiche, ma, e questa è una cosa che è anche un po' emersa nel confronto che abbiamo avuto preparatorio all'assemblea, di interconnetterci con gli altri territori che fanno parte un po' della Romagna, che saranno con noi compagni di strada per quanto riguarda i vari collegi plurinominali, eccetera, per riprendere tutta una serie di questioni e di battaglie sui territori che sono rimaste in sospeso, dove ognuno di noi si è chiuso un po' a casa sua, dove c'è stata una rottura, una perdita. Ne cito uno fra tutti, ma ce ne sono veramente milioni rispetto a quelli che erano stati citati anche prima, l'antifascismo, che erano di quelli, ma sui servizi pubblici locali, sulla gestione dei servizi pubblici locali, sull'idea anche in questo senso di ripubblicizzazione di una serie di servizi. E approfittare di questa fase politica per invece, insomma, cominciare a costruire anche delle proposte alternative. Noi ci rivedremo la settimana prossima, credo il 19 o il 20, più o meno sarà questa la seconda data, durante la quale cominceremo a strutturare anche un po' di queste campagne. Quindi ci sarà il lavoro sicuramente politico sulla costruzione della lista a livello nazionale, ma vorremmo cominciare anche a ragionare sulle questioni territoriali, tra l'altro sia nell'appello ma anche nella oggi hanno fatto uscire un altro comunicato dove si chiede ai territori non solo di aderire all'appello, ma di cominciare a segnalare aspetti, vertenze, azioni, situazioni particolari da provare a introdurre anche nel dibattito nazionale, perché appunto non sono
slegati da quelli che sono anche un po' di parte più ampia, come dicevo, dei servizi pubblici locali. Questo è un tema centrale sulla questione della gestione dei servizi, sulla battaglia per eliminare l'articolo 81 della Costituzione. So che ci sono anche molte realtà che hanno avviato, credo Eurostop, hanno avviato proprio anche la raccolta firme per quanto riguarda l'eliminazione del pareggio di bilancio in Costituzione, quindi credo che su questo riuscire a declinarlo anche rispetto a una serie di questioni locali come la gestione dei servizi sia fondamentale. Su questo dovremo Italia welfare, questo è un altro aspetto che ovviamente tocca un po' questo quest'ambito, e quindi cercheremo di strutturare anche delle campagne politiche che siano insomma utili a riaprire anche un po' di dibattito territoriale su una serie di cose che sono rimaste sospese. Quindi questo è un po' la sintesi di quello che è il lavoro che si vuole provare a mettere in campo a Rimini, e comunque insomma la partecipazione sta crescendo di giorno in giorno. Io partirei da una storia, da quella parola d'ordine dello sciopero dei sanitari di oggi. È stata bella. Fermarsi un giorno per non fermarsi per sempre. Cioè nel senso che i tagli che si fanno ai servizi pubblici, quando è venuta fuori la questione della globalizzazione globale bello, no? Io e Fiore abbiamo un'esperienza dentro al sindacato di come abbiamo combattuto una battaglia, cioè come minoranza dentro la CGIL, per dire che certe cose andavano a danneggiare, colpire gli interessi dei lavoratori e delle fasce più deboli di questo paese, caro compagnuzzo, perché non è vero che noi non ci siamo stati sulle barricate, ci siamo, io sono finito anche in galera per certe cose, sia per combattere i fascisti, sia per combattere per avere la dignità nei posti di lavoro. E le battaglie che abbiamo fatto e sono state coerenti, ma non eravamo dei grandi dirigenti, eravamo lavoratori. Io perché non mi sono mai voluto prendere anche come segretario di una categoria, no? Il distacco sindacale, perché sono voluto stare sempre dentro la fabbrica, anche prendendo, io sono rimasto fregato dalla legge Fornero, da Mondi, da tutti questi stronzi che sono venuti fuori, che io gli ho detto e gli continuo sempre a dire, quando io ho cominciato a lavorare all'età di 13 anni, c'era un patto in cui si diceva una regola, e le regole non si cambiano quando la partita è in corso, no? La partita prima falla finire e poi cambierai le regole, casomai, no? Allora, per certe situazioni io devo andare in pensione a 67 anni, perché ora mi sono ritrovato che lavorando mi sono ammalato, mi sono preso determinate cose che adesso non ce la faccio più a fare determinate situazioni, per cui cosa succede? E queste sono cose cari compagni, che se ci guardate bene, non sono solo io oggi che rivendico qua dentro una situazione, ma c'è una situazione diffusa. Allora il problema di creare le condizioni all'interno di una situazione politica, perché noi ci ostiniamo, l'ho detto già in altre sedi, ci ostiniamo a chiamare democrazia una cosa schifosa che non si capisce che cosa è. Questa non è democrazia, io dico è democranonna, non è democrazia, no? Chiamiamola democranonna, che forse è più fa più presa, perché è una roba obsoleta, una cosa vecchia che è tutta da rifare, perché la democrazia è quando davvero il popolo decide su determinate situazioni. Oggi la giustizia dice in nome del popolo italiano, l'altro il nome, ma in nome di chi? In nome di chi? No? Su determinate situazioni oggi, che gli attacchi che vengono fatti contro i poveracci, diciamolo così, sono indecenti. Io mi indigno, non è che devo andare a fare determinate cose, ma indignarsi vuol dire che anche
riprendere in mano una situazione in cui devi anche continuare a far continuare quella vecchia lotta che facevo forse nel passato, cioè rioccupare di nuovo gli spazi che poco alla volta si sono presi, perché si parlava prima della Costituzione, c'è stata una di legge che era conforme alla Costituzione ed è la legge 300 del 20 maggio del 1970 che si chiama Statuto dei Lavoratori. Avete visto che fine gli hanno fatto fare? Avete visto che fine gli hanno fatto fare? Cioè, già se parliamo di, quando c'è una legge che rispetta i valori della Costituzione, non sta bene. Ci sono 100.000 leggi in questo paese che sono tutte anticostituzionali, a cominciare da questa ultima legge del Rosatellum. Vedi, Rosatellum, Rosato viene adesso perché c'è da andare a prendere i voti, dice noi dobbiamo lottare per il lavoro e per i diritti. Allora io da lavoratore gli dico, ma che cazzo stai a dire? Se mi hai tolto i diritti, cosa vuoi? Prima me li togli e poi me li vuoi ridare? Ecco da dove bisogna andare a riattaccare questa gente qui. Sto dicendo, però ecco da dove dobbiamo partire per riattaccare. Allora, quando si parla di che ci vuole un soggetto politico, perché se c'è un soggetto politico che fa da scudo, che fa da scudo a chi lotta, a chi fa le lotte, anche al sindacato, perché anche il sindacato se non c'ha un riferimento politico all'interno del Parlamento, può fare poco fuori dalla situazione. Poi con la divisione, perché che c'è stata in questi anni in cui anche il sindacato lo hanno ingastrato, la sinistra è ingolfata, ditemi voi come si fa a ripartire se non c'è un soggetto politico di nuovo con le idee chiare, con i principi e con quei valori che davvero ci dobbiamo riprendere, perché ce l'hanno in mano, se li stanno riprendendo adesso in mano i legaioli, se li stanno riprendendo in mano i fascisti, il nuovo fascismo che c'è adesso, che sta riprendendo, no? E anche qui bisogna fare un discorso su quelli che si definiscono di sinistra, che li hanno sdoganati, no? E adesso srotolando parole, ah ma è un passato che bisogna comprendere. E adesso? Adesso questi rigurgiti che ci sono, è tutto da rifare. Di nuovo riprendere di nuovo l'antifascismo militante come si faceva un'altra volta, come si faceva un tempo. Ce l'abbiamo la capacità e la forza di riprendere questo? Perché questo ci vuole oggi, di nuovo, un'altra volta. Perché con questi rigurgiti che ci sono, io 15 anni fa dissi in una sede del mio partito, stiamo attento che questi stanno riprendendo, stanno rialzando di nuovo la testa. Ci sono di nuovo i nuovi fascismi che si stanno riprendendo, stanno riprendendosi in mano queste cose. E tutti mi ridevano in faccia. Ho detto, ci arriviamo al 21 che questi, al 22 che questi rifanno un'altra marcia, magari ma senza olio di ricino e manganello, in un'altra maniera, ma si riprendono di nuovo campo e si riprendono di nuovo a fare e dobbiamo riprendere di nuovo lo zaino. Chi lo prende più lo zaino e fucile per andare in montagna? Cioè, sono cose piccole, ma io credo che se il soggetto politico di sinistra, perché oggi di sinistra parlano tutti, cioè l'altra mattina a mezzogiorno in quel programma che fa Augias ho sentito parlare Paolo Mieli, dice la sinistra estrema, sapete chi era la sinistra estrema per Paolo, chi era la sinistra estrema per Paolo Mieli? Grasso. Mi sono messo a ridere, ho detto Madonna. Allora io che cosa sono? Un pericoloso terrorista, un clandestino, bandito. Ma io non esisto. Allora se non esisto, non mi deve venire a rompere le palle a dirmi e chiamarmi di dire se sei qualcosa. Io non esisto, ma da chi esiste, no? E allora io posso, ho 63 anni, posso ancora riprendere e sono sempre, posso mettermi sempre in destra determinate situazioni. Però come quello che dice, non mi metto in testa alle grandi masse, mi giro, e le grandi masse non li vedo. Dove sono? Dove sono queste grandi masse? Questo è tutto da ricostruire, tutto da rifare.
però ci vuole un soggetto politico che abbia le idee chiare, che non bisogna fare il libro dei sogni, bisogna mettere in gambo 5-6 cose principali che interessano la gente, interessano i lavoratori, interessa la povera gente, interessa il pensionato, interessa i bambini, i giovani che devono crescere, che devono venire fuori, cercare di dare un futuro, perché si diceva sempre, a me mi hanno sempre insegnato da ragazzo, che bisogna rendere il presente migliore del passato e migliorare anche il futuro che deve venire dopo. Altrimenti sono tutte chiacchiere, è tutto fumo, cioè possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma poi alla fine chi vince sono sempre loro, vincono sempre loro, che non gli interessa quello che fanno, stanno facendo in tutte le maniere, hanno fatto in tutti i modi, in tutte le maniere per azzerarci, per azzerare quello, perché loro non gli interessa quanta gente va a votare, quando non ci vanno a votare, gli interessa solamente avere il potere di per sé, o noi riusciamo a scardinarlo cercando di mettere in campo determinate situazioni, determinate cose che si devono, ma io voglio vedere i giovani anche in campo in questa fase, perché senza di loro non si va da nessuna parte, senza i giovani non si va da nessuna parte. Il senso di dire, cioè, io di quel gruppo di io sono pazzo, bisogna fare questa pazzia, io sono pazzo, bisogna andare in una pazzia, cercare di fare una pazzia che ci deve ricondurre a ricreare quelle che sono le condizioni per riprendere in mano, far applicare la Costituzione, perché la Costituzione non è mai stata applicata. Ho detto, hanno fatto quello sforzo di applicarla con quella legge lì dello Statuto dei Lavoratori, però purtroppo le leggi che sono fatte in questo paese sono tutte anticostituzionali, anche questa legge elettorale ultima che hanno fatto è anticostituzionale anche questa. Allora come andiamo a ricostruire questa situazione qui, questo soggetto politico vogliamo creare per le prossime elezioni? Vogliamo dargli un'impronta che sia quella che deve riprendere queste che sono le esigenze, le condizioni dei lavoratori, le condizioni dei giovani, le condizioni della gente che sta sempre peggio. Allora io una notarella per Paolo Pasolini. Nel 63 parlava di globalizzazione, gli ridevano in faccia. Oggi è sotto gli occhi di tutti la globalizzazione. Quindi tu c'hai 63 anni, io ne ho 58. Qui dentro più o meno abbiamo tutti 40, 45, e vedo pochi di ventenni. Il problema è proprio questo. Allora tu quando parli di sinistra, sai di cosa stai parlando? Perché mi hai detto che sei stato anche fatto delle lotte, anch'io sono fatto delle manifestazioni, delle cose. Cioè, abbiamo una certa età, parliamoci chiaro. Il discorso adesso è questo: tu a un giovane di 20 anni gli puoi parlare di Berlinguer, di chi ti pare, meglio di no. No, la situazione però parlare di sinistra, come la intendi tu, come la posso intendere io, come la può intendere quel signore là, è acqua passata. Cioè, tu a un giovane di 20 anni oggi non gli puoi parlare di sinistra. Non capisce cosa vuol dire, non capisce, non ha gli strumenti, non ha l'esperienza per capire cosa vuol dire sinistra. Tu ce l'hai, lui ce l'ha, io bene o male ce l'ho avuta, ma un giovane di 20 anni tu non gli puoi parlare di questi discorsi, perché dov'è la sinistra oggi? Come giustamente Renzi è la sinistra, chi è Renzi? Chi è? Renzi è di sinistra? Cioè, dov'è la sinistra oggi in Italia? Cioè, chi è? Grillo è di sinistra? Non so, chi è di sinistra?
E poi oltretutto tu vedi che con tutta questa globalizzazione che c'è, no? Che effettivamente è questa che stiamo vivendo in questo momento, ci sono sempre più settarismi. C'è la Lega Nord che vuol fare la Lombardia, ci sono gli autonomisti che vogliono fare l'Emilia Romagna, ci sono, guarda in Austria, guarda, cioè la cosa che fa, che stride, è che nella globalizzazione invece ci sono questi fenomeni di, come dire, la Lombardia è ricca come la Svizzera, se fosse da sola la Lombardia sarebbe ricca come la, più della Svizzera, però bisogna staccarla dall'Italia. Allora nascono queste situazioni che sono semplicemente frutto del vil soldo. Cioè, quindi oggi tu puoi parlare di, se parli di soldi ti capiscono tutti, se parli di sinistra non ti capisce nessuno. Chiuso la Nutella. Io volevo dire una roba. Per me questa, io sono pessimista in questa. È inutile andare in piazza. Comunque mi sembra che si voglia creare una sinistra da persone che comunque sono uscite da una sinistra che all'inizio aveva delle idee comunque. Capisci cosa vuole dire? Sai cosa si vuole creare? Il comunismo, non so, degli anni 70, no, 80, non so. Cioè, si sta parlando di battaglie, di voler fare delle battaglie, ma delle battaglie. Ho capito, però se lui riusciva a prendere la pensione la battaglia non l'avrebbe fatta. Questo è quello che vuole dire. Sì, è un'idea di fare una cosa. Non lo conosce. Questo no, il tentativo non è di riunire. Lo conosce. No, di riunire persone che lavorano per il proprio interesse. Quello va bene. Però il tentativo di riunire persone che hanno a cuore la propria società. Detta alla Gaber, vi ricordate Gaber? Qualcuno era comunista perché non riusciva a essere felice se trovasse una delle persone felici. Ecco, quella roba lì. Esatto. Quella roba lì. Leonardo, volevo scusa. Provare a prendere un attimo la parola. Io penso di curare esattamente i miei interessi nella misura in cui io sono un povero stronzo e il mio capo ufficio ha molto potere contrattuale su di me. Io da solo le prendo e subisco e ho bisogno purtroppo di mettermi con qualcuno per fare il mio interesse, cioè io il mio interesse individuale non lo riesco a fare se non creando legami di solidarietà, e la precarietà rende tutto questo molto difficile, se non legandomi a qualcun altro per provare a rivendicare una piattaforma comune. Qua non siamo tutti uguali, qua non c'è una democrazia. Il compagno qui che diceva da una costituzione del genere è venuta fuori una democrazia malata, che dentro alla quale io ad esempio non ho libertà di parola dentro il mio luogo di lavoro. Io volevo dire che sono molto incazzato e però sono anche molto felice. Perché sono molto incazzato? Sono molto incazzato perché l'8 dicembre, a differenza della maggior parte delle persone che stanno qui sedute in questa sedia, sono dovuto andare a lavorare. E sono molto incazzato perché il 24, il 26 e il 31 di dicembre ci dovrò andare ancora. Ci dovrò andare. C'è una questione che mi rivolgo al sindacato e il sindacato mi dice ma lo straordinario festivo è volontario, tu puoi decidere di andarci o no. E io dico a questi sindacalisti che mi dicono sta roba, siete delle teste di cazzo, perché dovete licenziarvi, farvi riassumere con il contratto a tempo determinato e poi ridirmi la stessa identica cosa che mi avete detto in faccia prima per vedere se siete ancora credibili nel dire questa cosa qui. Allora, io voglio dire questa cosa qui bene, tanti compagni ci hanno rimesso del loro, hanno fatto le lotte, noi senza le lotte del 68, 69, 70 non l'avremmo visto
la legge, la legge 300, lo statuto dei lavoratori, l'articolo 18, quella cosa che permette di essere una persona considerata dentro il proprio lavoro, una persona che è pienamente detentrice dei propri diritti civili. La dignità io vado da un sindacalista della CGIL che mi dice: ma se tu non vuoi, puoi non farlo lo straordinario il 31 dicembre, però attenzione, il tuo rinnovo è legato al fatto se il tuo capo, il direttore del tuo ufficio scrive un giudizio positivo o negativo sul tuo operato. Quindi io sto cercando di parlare di cose che riguardano, non voglio parlare di politicismo, perché troppe riunioni parlano di Tizio ha fatto cosa, Caio ha fatto quest'altro, Pisapia piuttosto che Grasso. A me me ne sbatte i coglioni di questa gente, a me mi sbatte i coglioni che io devo andare a lavorare il 31, il 26, il 24. È questo che mi sbatte veramente i coglioni. Io mi guardo intorno, vedo un mondo dentro il quale io non conto un cazzo e altri decidono per me. Dentro l'Unione Europea, a me, io non ho niente contro l'idea dell'Unione Europea, perché io vorrei vivere in un mondo senza nazioni, senza confini. Vorrei vivere in un mondo in cui, se io sono italiano, senegalese, canadese o che cazzo, cinese, non conta assolutamente niente. Il problema è che questi qui decidono sopra le nostre teste, decidono sopra di noi, prendono le decisioni. La Costituzione Europea è stata approvata dal Parlamento italiano l'8 agosto, di nascosto, senza dirci niente, senza una discussione, per infilarcelo, scusate, nel culo a tutti quanti. Scusate se non uso i francesismi, se non sono una persona fine, eccetera. Questo statuto dentro ancora alla parte in cui sono incazzato, ce l'hanno infilato nel culo l'8 agosto, prima di andare nelle ferie, quando tutti poi si dimenticavano di questa cosa. La Costituzione Europea, che sta sopra la Costituzione Italiana, perché forse non ve l'hanno detto, ma la Costituzione Italiana, quando è in contrasto con il diritto europeo, si disapplica, perché noi abbiamo deciso così, questo paese ha deciso così. Questi sono i motivi per cui sono incazzato. Sono incazzato perché io non posso dire più niente, devo lavorare come uno schiavo e non ho diritto di dire niente. Perché invece io sono contento? Sono contento perché dei ragazzi, come quelli dell'ex OPG e Soppardo, hanno preso la parola e loro in prima persona hanno un'esperienza di un centro sociale che aiuta le persone in difficoltà, italiani e stranieri, in lotta per la casa, per non farsi sfrattare, per fare delle realtà sociali. Queste sono le persone che mi rappresentano, sono le persone della mia generazione, il che è, non è una cosa da poco, perché qui io ho sentito ad esempio questo compagno che ha fatto delle osservazioni, ha detto anche delle cose. Poi io sono di Rifondazione Comunista, quindi non posso essere d'accordo quando tu attacchi, però ho sentito 4-5 persone che, rivolte con la faccia verso di lui, gli dicevano: ma io le mie cose le ho fatte al mio tempo. Questa è una cosa abbastanza pesante. Invece perché io sono felice? Perché Viola e Sasso, di fronte al fallimento del brancaccio, di fronte al fallimento di questa roba della sinistra fighetta, scusate, io la chiamo la sinistra fighetta, di Montanari, Falcone, un architetto, un'avvocata, tutta della gente che ce l'ha fatta, tutta della gente che mostra successo, porca vacca, perché nessuno candida un cazzo di postino come me, non candida un cazzo di operaio, non candida una persona comune, quelli che questa globalizzazione l'ha subita. Persone come Viola e Sasso. Sasso lavora da ricercatore, prende 500 euro al mese, fa dei lavoretti in nero perché altrimenti non riuscirebbe a pagarsi l'affitto. Questa è la realtà dell'Italia, non è la realtà di gente che sta bene e che si lamenta perché la sinistra una volta era una cosa e adesso non è più. No, il politicismo, basta politicismo, basta parlare di queste cose. Cioè, noi stiamo morendo. Io lavoro 8 ore dentro il mio posto di lavoro, poi mi porto la posta a casa e me la faccio quando non vado
a lavorare non pagato con la mia benzina, perché altrimenti non conserverò il mio posto di lavoro. Siamo arrivati qui, io ho della coscienza di classe, provo a parlare con i miei colleghi, provo a dirgli tutte queste cose ed è dura, lo capiscono, ma nessuno vuole rischiare del loro, magari c'è qualche spia all'interno. Noi a queste risposte dobbiamo, a queste domande dobbiamo dare risposta in un'assemblea come questa. Assolutamente non dovremmo parlare di questo ci ha fatto degli spetti, quest'altro ci ha fatto qualcosa, di tutta questa politica politicante. Usciamo dal Parlamento. Nel Parlamento in questo periodo non è il luogo in cui si decide veramente. Noi dobbiamo costruire una roba e non sono interessato, e poi finisco perché mi sono preso troppo tempo, mi sembra, non sono interessato a proseguire in un'esperienza del genere se questa cosa qui non dura dopo l'esperienza elettorale. Mi sono rotto anche un po' le scatole di fare delle robe. Io vorrei vedere un'assemblea lanciata come quella del Brancaccio, come quella di Esso Pazzo, il giorno dopo le elezioni. In questo modo è credibile. Io in questo posto mi sento a mio agio, perché sento e vedo dalle vostre facce che i problemi che io ho sollevato sono sentiti. Questi sono i miei compagni. Per la prima volta, come diceva la Francesca Fornario, sento che la cosa che devo fare è la cosa che mi piace fare. Il soppazzo è stato l'appello che mi ha fatto sentire dentro questa casa. Io li invito, a tutti quelli che non l'hanno letto con profondità e in maniera seria e attenta, di rileggerlo tutto. Non sono le quattro parole, è la denuncia di un gruppo di giovani della mia generazione che hanno subito queste cose e che le sentono sulla loro pelle, ed è l'unica opportunità che noi abbiamo di intercettare, secondo me, delle persone, cercando di fargli capire che la sinistra non è Renzi, non è Pisapia, non è questa brutta gente. E questo era quello che volevo dire e questo è quello che ho detto. Grazie a lei. Volevo perdere due minuti. Innanzitutto mi è piaciuto molto il discorso della signora che insegna la del diritto costituzionale, perché ieri è stato innanzitutto che la nostra Costituzione sia un ottimo baluardo di libertà che sia ancora presente, poi che si non sia applicato, questo è un altro paio di maniche. Detto questa piccola parentesi, devo dire che sì, è palese che qui in quest'aula ci sono persone che hanno vissuto e hanno battuto e hanno combattuto con le armi, con essendo in trincea, ma palesemente erano altri tempi, non erano, e che chiaramente quello che avete vissuto voi noi non lo possiamo descrivere, no, in generale quello che voi avete vissuto noi, per una fortuna o per una nostra sfortuna, non l'abbiamo vissuto in prima persona. Detto questo, mi sento anche offeso quando vengo etichettato come una persona che, avendo una certa età, non posso capire il movimento di sinistra e non posso mai comprendere ciò che veramente è stata la sinistra. Se vogliamo parlare in sé per sé di sinistra, allora diciamo che il comunismo come ideologia nasce come utopia. Poi nasciamo, io cerco di avvicinarmi in sé per sé a quello che è più possibile a un vero comunista, a un vero comunismo. Il movimento comunista è in sé per sé un'utopia, poi che possa piacere o non possa piacere, questo è un altro discorso. C'è anche da analizzare un'altra cosa. Il signore dice io ho lottato tanti anni, ora, come può essere per il signore, può essere per tante altre persone, del compagno, come può essere per il compagno, può essere come tante altre persone o compagni qui presenti, che dopo aver lottato tanto si sono stufate, o magari non vogliono più rivivere un movimento del 60 o del 70, perché magari il passato è passato e forse non c'è neanche più la forza. Noi ci troviamo, io credo che noi ci troviamo qui anche perché, se non erro, mio padre una volta mi parlò della questione morale
di Berlinguer, nella quale si disse che si era raggiunto quello che si era raggiunto, quindi si poteva anche tra virgolette perdere il filo principale con il proletario, con e questo è stato anche un altro errore del sindacato, che io come sindacato in sé per sé reputo solo la CGIL, non prendo in considerazione né la CIS né la UIL, e mi schifano queste persone. Perché? Perché la CGIL ha lottato varie volte e lei, il compagno dice ho lottato tante volte, però nella manifestazione del 2003, quando c'era solo la Costituzione e in piazza c'erano 3 milioni di persone, l'articolo 18 dello Statuto del Lavoratore è stato difeso ed è stato sventato il primo scempio. Poi si parla di golpe bianco, come ha detto la compagna, questo purtroppo è stato vero, ci sono stati tanti governi tecnici, adesso ci sono porcherie a destra e a sinistra. Devo dire però che se siamo qui, siamo anche perché vi è di nuovo un riaffiorire, penso a livello ideologico, di un certo movimento. Certo, non può essere come il Signore pensa o come magari io auspicherei, un vero movimento proletario. Mi viene da pensare anche però a quello che il compagno, le chiedo scusa, non so il suo nome, il compagno Severino dice: non affidiamoci troppo alle utopie, perché tu a uno zoppo non gli puoi far fare una corsa, però se gli diamo una stampella, e questo diciamo che siamo qui per questo, perché se no non saremmo qui, ci saremmo accontentati di andare con Grasso e di andare con i porci vari. Noi stiamo dando una stampella a questo zoppo, come Fassino disse a Grillo: se Grillo si vuole fare un movimento, un suo partito, se lo faccia. La realtà è che Grillo adesso è uno dei principali partiti presenti, se non il primo partito presente a livello nazionale. Quindi da uno zoppo o da uno che al massimo gattonava si è partiti e si è sviluppato un grande movimento, come lo è stato per loro, a mio parere lo può essere anche per noi, e siamo qui per questo, siamo qui a confrontarci, siamo qui con diverse esperienze e diversi anni di vita e lassi di tempo vissuti in maniera diversa. Io con questo devo dire che ho solo da apprendere da persone come lei, da persone come mio padre. Reputo che abbia fatto anche egli degli errori, come ad esempio sottovalutare il nuovo riaffiorire del nazifascismo, perché quando si definisce che queste persone sono quattro gatti o bisogna non dargli troppa importanza, perché tanto non vanno da nessuna parte. Ricordiamoci, voi che l'avete vissuto e soprattutto i vostri genitori e il mio caro nonno l'ha vissuto, che anche il fascismo è partito tramite due volantini, tramite qualche interruzione a qualche comizio come questa sera, e poi si è portato per finire alla marcia su Roma, al totalitarismo, alla dittatura. Quindi bisogna non perdere i valori, a mio parere, che vi erano in precedenza, ma sì coltivarli, quindi dare una istruzione anche a coloro che magari, io credo di avere una certa istruzione, ma credo soprattutto di doverla a mio padre, al mio compagno che è qui, che mi ha per certi versi istruito molto e per certi altri mi ha fatto dubitare di quello che è, perché a volte credo di essere forse leggermente meglio. Però detto questo, premetto che da lui ho solo da imparare. Infine, niente, io reputo che bisogna fare una culturazione delle nuove leve e riprendere ciò che magari che è il punto nodale per cui i sindacati e i movimenti di estrema sinistra come Rifondazione Comunista ha perso: il contatto con il popolo, il contatto col proletariato e il contatto con le grandi aziende. Perché non è vero che
non vi è una, non si può fare una cultura, perché io non vedo più persone o sindacalisti all'esterno dell'azienda a formare la bassa leva delle grandi aziende, perché sono quelle che poi alla fine ti porteranno da un piccolo granellino di sasso si può costruire una piramide. E le grandi aziende le abbiamo sia a livello logistico, alimentare, e soprattutto qui in Emilia Romagna abbiamo delle aziende che sono gigantesche, per nostra fortuna, perché ci consentono nel bene o nel male un lavoro. Quindi io rifarei un leggero passo indietro e cercherei di riaffiorire e riprendere il contatto con quel che è il vero popolo e il vero movimento proletario. Grazie per il tempo. Giorgio l'ha chiesto, poi Gastone, poi chiunque. Mi chiamo Pier Giorgio, ho 38 anni compiuti e non ho fatto molte battaglie in vita mia, perché le ha fatte tutte lui per me, io sono nato dopo, però credo che abbiamo un problema. Siamo qui stasera perché penso che tutti siamo convinti che abbiamo un problema, ma bello grande. Poi dentro quel problema ce ne stanno tanti altri, e molto semplicemente direi che abbiamo un problema di democrazia. Se il 50%, e lo taglio con l'accetta, non va a votare o se disinteressa di quello che succede in Italia, forse perché non si sente rappresentato. No, hanno già deciso. Forse perché non si sente rappresentata di chi in questo momento ci sta governando o di chi pretende di rappresentarci. Quelli che si chiamano di sinistra, si dichiarano di destra, si dichiarano di centro, si dichiarano di lì, ma evidentemente non rappresentano tutta l'Italia, perché se no non avremmo questa situazione qui. Allora, io ritengo che al di là della destra e della sinistra, se noi siamo qui stasera, almeno insomma, lo siamo perché siamo convinti che comunque ancora qualche speranza ci sia, no? Per tentare di fare qualche cosa, no? No, io vedo che sei un po' perplesso, ma io sono qui stasera perché penso e spero, almeno la speranza è l'ultima a morire, no? È un po' come l'utopia che vuole la realtà, che prima di trasformarsi in realtà è utopia. Allora, io ho qualche speranza che in qualche modo noi, o se non noi, qualcuno dopo di noi, possa cambiare questo stato di cose, perché altrimenti staremo a casa anche noi, no? Allora, al di là, dicevo, della destra e della sinistra, credo che noi dovremmo, o abbiamo, almeno stiamo tentando, di metterci assieme e in qualche modo di cambiare lo stato attuale delle cose. Della sinistra, attualmente rappresenta, sì, parlo di quelli che sono al governo adesso, che ci sono stati in questi ultimi 20 anni, insomma. Ecco, qualcuno ha sempre dichiarato di fare gli interessi non certamente della classe sociale alla quale noi apparteniamo, qualcun altro invece ha dichiarato, continua a dichiarare che fa gli interessi della nostra classe sociale, ma purtroppo non solo è stata travisata la Costituzione, ma anche le parole, anche l'italiano credo che in questi ultimi tempi sia stato travisato, come la buona scuola, no? Tanto per fare un esempio, la buona scuola, uno dice caro, ho fatto una legge come si deve, ho fatto la buona scuola, questa sì che è una buona scuola. Cioè, andate a vedere, poi qui ci sono diversi insegnanti, no? Presenti, andate a vedere cosa, e così tutto il resto. Oramai si travisa, non solo non si fanno più gli interessi delle persone come si dovrebbe fare, della popolazione, dei cittadini, chiamatela come volete, cioè i nostri, quelli di tutti, ma chi sta al governo, che siano la destra o la sinistra, che attualmente al governo, tanto per chiarirci, che fanno le leggi, che le applicano, gli interessi che fanno non sono i nostri, sono quelli di chi sta un po' più in alto, magari delle grandi banche, dei grandi gruppi. A noi, come dire, ci tolgono la sanità, piano piano ce la stanno privatizzando, ci tolgono la scuola pubblica perché piano piano stanno privatizzando anche quello, no, ci tolgono i diritti, ci tolgono la possibilità di protestare, perché insomma un po' alla volta vedrete che arriveremo anche a quello. E allora, prima che sia troppo tardi, io credo che
benvenga, se c'è la possibilità, se ci si ritrova a parlare tra di noi. Ah, tanto per aprire una parentesi a chi qualcuno prima diceva a me non interessa niente la politica, stiamo facendo politica qui, che vi piace o no, stiamo facendo politica, perché gli altri non la fanno al posto nostro, o non la fanno come noi vorremmo, ma noi qui stiamo cercando di fare politica, forse quella buona, forse, ma stiamo facendo politica. Io spero che si possa fare, spero che domani o la prossima volta che ci troviamo, spero che si possa decidere chi di noi, prima chi era, Leonardo, che diceva perché non mi viene candidato un postino. Ecco, io spero, mi escludo a priori, spero che qualcuno di noi sia in quella famosa lista che noi dovremmo fare, perché se ci vogliamo presentare alle elezioni, che ci si chiami Pinco, ci si chiami Pallino, io se pazzo, o qualche altro nome, o potere al popolo, qualsiasi nome abbia questa lista che stiamo cercando di costruire, qualcuno di noi dovrà andarci, anzi spero che ci vada, perché dovremmo superare il 3% e dovremmo raccogliere un sacco di firme prima di poterlo fare. Perché ovviamente chi sta governando sta cercando di preservare se stesso e non i nostri interessi. Non è che ce lo impediscono, ancora no, ma comunque sia, insomma, ci stanno rendendo le cose molto difficili per evitare che gli andiamo a rompere i coglioni. Scusate, anch'io uso qualche francesismo, tanto per sentirmi giovane, no? Così. Magari si pensa che non sia capace, non sono più giovane, loro sono, no? Dicevo, nessuno difende i nostri interessi. Io credo che noi, al di là di quello che è stato, delle battaglie che abbiamo fatto, io penserei a quello che dovremmo fare, qualcuno lo dovrebbe fare, dovremmo cominciare con il raccogliere tante firme, poi dovremmo cominciare a difenderci perché ci daranno addosso tutti, state tranquilli, anche i liberi uguali, anche loro sono liberi uguali, io dico al PD, scusate, forse non è così, ma anche loro ci daranno addosso tutti, perché ovviamente saremo quelli che partono già dal presupposto che andremo a difendere i diritti di Leonardo, i diritti di qualsiasi altro persona che è precaria, il diritto di quello che non ha più la scuola dove andare, o di quello che ha il problema che non arriva alla fine del mese, o di chiunque altro abbia un problema, ossia della classe sociale o delle classi sociali alle quali apparteniamo noi. Ecco, questi sono i rompicoglioni, sono quelli che vorrebbero zitti, supini e obbedienti. Bene, stiamo cercando di alzare la testa, quindi state tranquilli che avremo tutti contro. Quindi di battaglie ne dovremo fare molte, tanto per arrivare a fare le altre. Poi ci saranno le altre, perché poi vogliamo cambiare la Fornero, ma prima bisogna arrivare in Parlamento. Prima dobbiamo fare queste battaglie. Io credo che per farlo dovremmo chiedere i voti alle persone e dovremmo essere votati. Io non accuso nessuno di quelli che fino adesso non sono riusciti a cambiare lo stato di cose in cui ci troviamo. Non accuso nessuno, perché per poterlo fare ci vogliono i voti delle persone. Perché è facile dire, ma tu dov'eri? Perché non mi hai fatto la battaglia e non hai preservato i miei diritti? Io dico, e tu dov'eri? E tu dov'eri quando era il momento di votare me? Perché hai votato il PD o hai votato qualcun altro che ha fatto la battaglia contro i tuoi diritti o contro i tuoi interessi? Se no, lo faccio perché ti conosco, so che tu non c'entri niente. Allora, io credo che quello che noi dovremmo fare in questo momento sia quello di cercare di metterci assieme, di farne magari un altro, di vedere se si riesce veramente a cambiare lo stato attuale delle cose, e a prescindere da cosa è stato prima, da cosa abbiamo fatto prima, lottare e guardare verso il domani, verso il futuro, verso quello che riusciremo a costruire. Un'ultima cosa sulla Costituzione. Io dico la verità, mi piace un po', l'ho studiato, ci ho fatto una tesi sopra, la conoscevo nei particolari, forse è una brutta Costituzione, anche se dicono che è la migliore del mondo, quasi, la migliore dell'Europa sicuramente, non mi piace tutta, forse la cambierei anch'io, se dovessi provare a cambiarla però, ricordatemi che se ci metto le mani qualcuno potrebbe peggiorarla, come ha tentato di fare Renzi
poco tempo fa, il 4 di dicembre, il 4 di dicembre di un anno fa. E noi forse siamo quelli che l'hanno difesa. Non ci piace del tutto, ma io credo che se noi permettiamo che qualcuno ci metta le mani, sicuramente ci piacerà ancora meno. E sicuramente verranno eliminati, come hanno già fatto, alcuni di quegli articoli che, guarda caso, tentano di difendere i nostri interessi, che poi alla fine magari qualcuno non la rispetta la Costituzione, chi sta al governo in questo momento e chi c'è stato prima non sempre l'hanno rispettata e continuano tuttora a non rispettare, anzi la travisano e la calpestano, compreso il Presidente della Repubblica, che non la difende perché il suo dovere è quello di difendere la Costituzione, perché lui è il difensore della Costituzione, ma non la difende perché evidentemente ha altri interessi che non sono sicuramente gli interessi che si mette i soldi in tasca, ma degli interessi politici, come ha fatto Napolitano precedentemente. Allora questa è una vergogna che io credo che debba finire. Se non lo facciamo noi partendo dal basso, non lo fa nessun altro. Allora credo che anziché, come dire, fare le scaramucce contro l'uno contro l'altro per quello che ha fatto prima, per quello che non ha fatto precedentemente, forse è il caso di concentrarsi su questo. La Costituzione è come una bella macchina. Io posso avere una bella macchina, una bella macchina, ma se non gli metto la benzina non va. Se ha le gomme lisce sbanda, però se sbanda e se non va perché non c'è la benzina, io non cambio la macchina, gli metto la benzina e gli metto le gomme. Grazie. Gastone, sì, sono un pensionato. Ho saluti perché sono pensionato. Perché è caduto in moto sono domenica. Pensionato che fa uno scemo. Abbiamo letto tutti che sei scivolato sulla neve per la prima volta. Sto bene seduto. No, io ho ascoltato un sacco di parole, ho ascoltato l'entusiasmo, devo dire che un po' mio figlio mi ha messo un po' in imbarazzo. Parole sagge di Severino, convinzioni. Io devo dire che prima ragionando mi prendevo in giro con le parole con cui noi prendevamo in giro il Partito Repubblicano un po' di decenni fa, quando il loro slogan era poche idee ma chiare, e noi diciamo poche idee ma confuse. Ecco, io sono in questa seconda ipotesi, in questa fase, secondo me, mi dà questa idea qui, perché è evidente che è necessario che si costruisca un movimento che riprenda le fila delle questioni che interessano alla gente, ma soprattutto occorre costruire un movimento che sia in grado di far vedere alla gente le cose che oggi, come dire, il sistema nasconde molto meglio di quanto lo faceva 30 anni fa. Alcune contraddizioni che sono palesi, voi pensate alla storia del precariato, dei cosiddetti delle libere professioni, intesi come i vecchi cocoprò, che adesso come diavolo si chiamano, io che paciugo su Facebook, lo trovi tantissimo, che io sono un imprenditore di me stesso, sei un coglione, non sei un imprenditore di me stesso, sei uno che non andrà mai in pensione, che prende 1.000 euro al mese, se ti va tutto noiosamente bene, ci metti la benzina, ci metti il tempo, ci metti sei un coglione, però l'hanno convinto che lui è un imprenditore, non è il cugino di Adriano, che è un imprenditore. E questo, c'è da smontare queste cose qua, non è una cosa facile, quindi di un movimento di questo tipo c'è sicuramente bisogno. Io lo sono per motivi anagrafici, per motivi di età, di esperienza politica, molto legato al PC di Berlinguer, che immagino che a qualcuno non piacerà, e perché quel partito prendeva più del 30% dei voti, pur chiamandosi comunista, e nel nostro paese chiamarsi comunista non ha mai portato fortuna a nessuno, non è tendenzialmente. Perché prendeva più del 30% di voti? Perché riusciva a coniugare le grandi idee, la prospettiva di cambiamento, con lavorare sui problemi pratici, sui problemi della gente. Le condizioni erano diverse, però quello che c'è da fare è questo, perché diversamente fra fare delle cose utili e cadere nel più uno rispetto a un altro, perché io così sono più di sinistra, ci vuole pochissimo, deve stare estremamente attenti. Io i dubbi li ho su alcune questioni che riguardano questo aspetto. Noi abbiamo bisogno di fare politica non per avere la certezza che diciamo delle cose sicuramente giuste, che è comunque meglio che dire sbagliate potenzialmente, però
noi facciamo politica perché le cose che diciamo devono essere comprese da quelli che poi ci devono dare una mano a cambiare quelli che Barbone chiamava i rapporti di forza. Perché se non cambiamo i rapporti di forza, noi possiamo raccontarci le cose più belle del mondo, ma rimaniamo noi. Ed è un po' il girare attorno all'ombelico che ha caratterizzato molta parte della sinistra di questi anni. Quindi il pericolo per me è quello, evitare il velleitarismo. Sono due parole di Mao Zedong che secondo me sono chiarificatrici del ruolo delle avanguardie. Quando Mao parla dei comunisti dice che le avanguardie, l'avanguardia comunista deve stare fra le masse come il pesce sta nell'acqua. Cioè, secondo me questo è l'esempio più bello per capire che noi dobbiamo misurarci con quei problemi e dobbiamo magari anche evitare di sparare alto alto. Se sparando alto alto poi dopo quelli che ci devono ascoltare ci prendono per mano, bisogna stare molto attenti, bisogna avere occhio se si vuole costruire un... No, io non ho capito questo passaggio. Che dobbiamo evitare il velleitarismo, nel senso... No, sull'avanguardia. Cioè che noi, che siamo sicuramente rispetto alle masse, almeno spero, un'avanguardia, nel senso che hai coscienza politica, hai le caratteristiche... Ecco, dobbiamo stare attenti nel linguaggio, nel comportamento, nella proposta politica, a fare in maniera che quello che noi diciamo gli altri lo capiscano. Questo è il problema, altrimenti rimani da solo, rimani. Però è il termine avanguardia che è interessante. È da solo. No, è tutto lì. Ci metteremo molto a ragionare di questo, perché è un bel tema, a me piace. È la difficoltà. Sì, no, d'accordo. Interpretare il concreto, quello che succede quotidiano, ma riuscire a trasformare dalla guardia. Sì, sì. Sì, siamo infatti. Sono d'accordo con te. La difficoltà è quella. Sul ruolo delle avanguardie si è discusso nel movimento comunista internazionale, si è discusso insomma spesso di questo ruolo, no? Che non riusciamo a fare. La cosa che mi convince di meno è il rapporto con la fase elettorale, nel senso che o noi abbiamo una qualche ragionevole certezza, perché mi sembra che il documento sia un documento intelligente, quello che ha letto Monica è anche un pochino furbo, perché cosa dice il documento? Dice bisogna costruire un movimento che ci sia prima, durante e dopo le elezioni, su questo siamo tutti d'accordo, è ovvio. Cosa può uno che ha una qualche un po' di scaffatura politica, purtroppo per età, non che per altro, no? Cosa può leggere in queste parole? Che dai già per scontato che comunque tu in Parlamento non ci entri e che comunque devi continuare a fare le tue robe. Ecco, io credo che su questo aspetto vada ragionato, bisogna che ci ragioniamo, nel senso che farci coinvolgere da una battaglia elettorale, se abbiamo, oggi come vanno le cose si sa abbastanza prima, che noi siamo comunque fuori, un qualche dubbio io in questa fase ce l'ho, nel senso che serve essere fuori dal Parlamento o serve riuscire a farci rappresentare in una qualche maniera? Questo è il dubbio che io ho. Probabilmente, così come accenna il documento, era forse meglio tenere distinte le due fasi. Cioè, da una parte costruisci un movimento, dall'altra vedi se fosse possibile, se non è possibile, non è possibile, punto finito. Se fosse possibile invece di allacciare dei rapporti con le altre forze politiche, a me Grasso non mi fa schifo, nel senso che in questo momento è l'unico che può sicuramente far perdere le elezioni al PD, e in questa fase che il PD perde le elezioni secondo me è un bene per tutti, quindi io non ho... Non... Salvo poi fare l'accordo col PD per poter governare. Questo è, secondo me, questo è anche questo nella sì, ci sta anche questo. Nella forma no, delle... non è romantica. Ci sta anche questo nella logica. Chiedo scusa, ma siccome lui va a lavorare presto, io domattina devo lavorare molto presto, probabile che tra un po' ne abbia, scusate. Anch'io. Non è per mancanza di riguardo nei confronti dei compagni. Anch'io. Anche la donna che vuole dire qualcosa, non è una cosa velocemente, anche se non so che generate come fanno gli amici, però sei nello stesso collegio plurinominale del Senato, lavoro da queste parti, quindi sono in Molese in realtà, però lavoro a Fabaro Pastore, quindi sono abbastanza vicina qui,
No, io volevo dire solo due cose. La prima, perché mi hanno colpito due cose dette. La prima, io volevo interloquire Leonardo, però, secondo me questo è un momento, deve essere, un momento di saldatura intergenerazionale potente. E lui ha parlato della sua storia, io parlo non della mia, ma di quella del mio compagno, il quale ha 53 anni, ha lavorato come operaio una vita, salvo vedersi chiudere la fabbrica 5 anni fa, ovviamente sindacalizzato, ovviamente RSU CGL, ovviamente compagno, ovviamente tutto il resto, è sbaldato con un accordo sindacale, una fabbrica che ha chiuso, uno stabilimento che ha chiuso. Attenti, non è fallita l'azienda è assolutamente superflora, è il secondo gruppo ceramico italiano ed è festeggia il suo bel milioncino di euro in borsa, però quello stabilimento lì lo ha chiuso e ha lasciato a casa tante famiglie e come tante altre un po' di mobilità. Il mio compagno, quello da lì, è entrato nel tunnel è entrato, non è ancora uscito ovviamente, nel tunnel delle agenzie interinali, per cui lavora così, ma non con dei contratti a termini annuali, lavora di mese in mese, ok? Quindi il 20, 23, 24 del mese gli viene detto se lavora il primo, quando lavora, dei mesi non lavora. Con la differenza, che è differente dei giovani che vivono la stessa identica condizione, perché non è una cosa unica, non è che sto raccontando una cosa io eroica. La differenza è che i giovani che fanno questa cosa qui sono incazzati perché non possono farsi un progetto di vita come tutti avrebbero diritto, oppure non possono uscire come giusto che sia, con l'amorosa, con gli amici, la sera della festa, come giusto che sia. La differenza è che lui ha conosciuto un altro mondo e questa cosa qui è inconciliabile con le lotte che lui ha fatto nei posti di lavoro che ha conosciuto, è inconciliabile e non riesce assolutamente a farsi una ragione, perché questo modo di vivere, che impedisce anche a noi di avere un qualunque programma anche adesso, lo rende molto più simile non a un cinquantenne, ma a un ventenne, a un trentenne, con la differenza che la vita e l'età non è quella. Non possiamo dire, non possiamo più parlare di giovani e di meno giovani, di vecchi, no, perché possiamo solo parlare di condizioni di vita. Ci sono dei trentenni che hanno il lavoro a tempo indeterminato tutto sommato abbastanza stabile, o delle colleghe a scuola che hanno 30 anni e hanno un lavoro a tempo indeterminato, si stanno costruendo una vita tranquilla e speriamo che sia davvero così per loro, e ci sono persone che hanno vite precarie, che ne abbiano 30 di anni o 50, e può anche dar fastidio a chi ne ha 30, sentire che a 50 ci si sente nel peggiore dei modi, come a 30 anni, non nel migliore dei modi, nel peggiore dei modi, cioè nella totale insicurezza, non invece nella voglia di, nella speranza del cambiamento. Io non ci posso. Esatto, io non ce l'ho più. Io spero che faccio più fatica a pensare che il mondo possa cambiare, per cui io. Quello di 30 può anche cambiare paese. Esatto, secondo il che volevo fare, quello che diceva Pier Giorgio, io non lo so se questa cosa qui ha già le gambe per camminare, nonostante la mia vita politica non sia breve, nella mia vita, sono un po' scoraggiata. D'altra parte però io penso che quelli che sono qua o pensano di farlo, o pensano che sia possibile farlo, io sono per questi, non di farlo, non so se ho la forza. Però di avere qualcosa da poter dire, passiamo questo scoglio elettorale, poi costruiamo qualcosa, sì, perché se no, se ogni volta arriviamo alla scadenza elettorale, costruiamo una cosa e poi la distiamo, anche le cose meno riuscite, forse se non le avessimo fatte subito sarebbero riuscite un po' meglio, perché non è che ci facciamo tutti grandi appena nati, ci facciamo grandi quando facciamo un po' di esperienza. Se la rifondazione comunista fosse finita il giorno che è nata, era una cosa un po' così, e dopo un po' di anni è diventata una cosa più seria in questo paese, più credibile, non una protesta solo contro la fine del PC, ma una cosa che aveva delle idee sue da portare avanti. Io penso che tanti movimenti, tante storie
avrebbero avuto più senso. Io spero che questa cosa qui non si fermi al 18 di marzo, se votiamo quel giorno, al di là che eleggiamo meno, al di là che si partecipi ovviamente, al giorno per giorno si raccoglie le firme. Noi che abbiamo fatto tante volte sotto l'acqua, sotto l'anello, sappiamo bene cosa vuol dire. Che è sempre più difficile. No, perché anche stavolta sotto l'anello, per fermarci, non volevo ricordare, che non si fa col calcio, si fa col freddo. E quindi, insomma, io penso che comunque continuare a incontrarsi, al di là che questa cosa qui prenda e abbia le gambe per partecipare a questa competizione elettorale e ad avere il suo seguito, secondo me bisogna farlo, perché se ogni volta che ci incontriamo per 3, 4, 5, 6 volte, poi c'è una lezione di mezzo, va male, cioè ci teniamo tutti a casa, poi si ricomincia dopo 3, 4 anni a riparlarsi, a dire che io penso che noi siamo destinati veramente a toccare il fondo, che non ce lo sogniamo neanche, siamo lontanissimi dal fondo che possiamo toccare, ce n'è ancora da scavare, possiamo stare molto molto peggio di così. Voglio ricordare un sacco di esperienze che di fatto continuano a esserci nei territori, ma che non sono legate fra loro, no? Pur provenendo da storie diverse, ma io credo, e almeno personalmente parlo di me, a me basta cogliere una sorta di filo comune, che è la voglia del cambiamento, no? Che è il senso dell'oppressione che ognuno di noi nel proprio piccolo vive, sentendosi in qualche maniera, come diceva appunto, prima lo dicevamo prendendo in giro Francesco Cauti, no? Che non esistiamo poi in realtà, no? Le nostre singole storie, no? Più o meno difficili, no? più o meno drammatiche, di fatto non esistono. E quindi sono anni che parliamo di partecipazione democratica e poi succede sempre qualcosa per cui, come dire, l'alto ci spazza via, in un modo o nell'altro l'alto ci spazza via, no? E il tentativo appunto di ricominciare dal basso, mettendo insieme, ripeto, appunto le nostre, singolarmente possono essere anche modeste o irrilevanti, no? Esperienze, riconoscere che dentro a un sistema che è degenerato, appunto nel complesso, ci sono nuclei di resistenza, perché c'è chi resiste, no? Perché anche nella nostra città cesena, no? Io lo vedo, lo leggo, no? Siamo in qualche maniera appunto a volte separati, no? nella singola realtà, ognuno immerso nella propria bolla, e il tentativo c'è. E personalmente io penso che noi possiamo davvero accettare la sfida nella sua interezza, no? E iniziare un percorso che ha un passaggio, che è quello elettorale, è accaduto così, no? E ci proviamo a disturbare, ci proviamo a disturbare, no? A rompere un po' le scatole, perché questo di fatto è anche un ruolo, a fare una provocazione, no? A cogliere il momento elettorale non tanto perché ci interessa in sé, voglio dire, perché abbiamo un rapporto col potere che non è quello che dicono loro, no? Che non è quello che dicono loro, ma ci interessa, come dire, disturbare la fase del momento, no? Immettere in qualche modo, come dire, dei contenuti concreti e reali, mostrare i volti delle persone. Adesso Leonardo è andato fuori, personalmente, Leo, personalmente, quando Leo, e io ho apprezzato molto il suo intervento, no? Quando Leo ha detto, ma chi candida il postino precario, voglio dire costrette così, noi lo candidiamo il postino precario costretto a vivere in quel tipo di condizioni. No? Cioè io proprio la penso assolutamente così, no? Chi candida, voglio dire, appunto l'esodato, il disoccupato, piuttosto, sembrano considerazioni di carattere retorico, no? Perché poi sono queste figure mistiche utilizzate, no? Come aspetti teorici, ma mai, come dire, considerati come soggetti, come esseri umani, come esistenti nella pratica, no? Io credo che sia arrivato il momento di provarci, voglio dire, con un progetto magico. Stai dicendo le stesse cose che diceva Giorgio Berlusconi, di Marco, cosa vuoi che ti dica? Stai dicendo le stesse cose che diceva oggi Berlusconi. Lo chiameremo il compagno, il compagno Berlusconi. Voi avete sempre fatto politica. No, ma io adesso, guardate, io onestamente, per quel che mi riguarda, è vero, cioè io ho fatto 1000 tentativi nella vita, d'altronde ho 57 anni, ho vissuto, no?
ne possiamo parlare, se arriva un giorno che facciamo l'autocoscienza, se questo serve, ognuno metterà in fila, voglio dire, i propri percorsi di autocoscienza, le proprie autocritiche, o valorizzerà, no, le esperienze positive. Non credo che ci serva questo. Non credo che ci serva questo. Ognuno può dare un contributo. Io metto a disposizione come contributo quel po' di esperienza che ho nel gestire, per esempio in questo passaggio, le norme elettorali. Faccio i banchetti e raccolgo le firme, no? Aiuto per quanto appunto è possibile e cerco così, insomma, di contribuire a far crescere questo movimento che deve nascere. Ultima considerazione di carattere generale. L'Italia è un paese strano, è storto, è sbagliato, no? È inserito in un panorama di carattere europeo e rappresenta di fatto un'anomalia. Io mi chiedo come hanno fatto in altri paesi, come sono nate esperienze come Podemos, no? Per citarne una, no? Come sono nate alcune esperienze particolari che ci sono in Francia, al di là del come è andata, in Grecia, no? Io credo che siano andate da queste occasioni qua, no? Sono andate un po' prima. Sì, certo, ma certo. Assolutamente Damiano, voglio dire, Sirisa a 15 anni ci ha messo, quindi, come dire, a diventare, no, quel tipo di forza politica, al di là, ripeto, poi delle valutazioni che possiamo fare sui risultati, perché questo non è il tema di fatto della serata, appunto, però ci dovrà essere l'inizio, no? Anche nel nostro paese, no? Ci sono esperienze ancora di resistenza straordinaria e secondo me vanno riconosciute fra noi, un tentativo di connetterle, no? Anche un po' di umiltà da parte nostra, io lo dico proprio, e quindi tutta la disponibilità di fare passi di lato e passi indietro, come si ama dire appunto in questa situazione, e iniziare, no? Io credo che sia importante, come dire, se si inizia, vivere il giorno, vivere giorno per giorno, no? Ciò che appunto ci riserva il futuro. Il passaggio elettorale c'è e secondo me va affrontato. Come dire, indicazione tecnica, per esempio, per potersi presentare bisogna raccogliere 750 firme, presumo nel giro di pochissime settimane, per quel che riguarda l'intera Romagna, che è il nostro collegio plurinominale, si chiama così, cioè il collegio dove sarà presente la lista del proporzionale, e credo che sia un obiettivo alla portata e che si debba partire da lì, partire anche con una provocazione, e questa è una provocazione. Io mi chiamo Euro Caporese, sono di Forlì. Sono qui perché sto girando nella nostra provincia proprio per vedere di sensibilizzare come altri, affinché questo movimento possa prendere corpo, possa prendere via. Io seguo in particolare i comitati, oggi i comitati di difesa della Costituzione, che fino al 4 dicembre erano i comitati del no, che abbiamo raccolto tutti assieme le firme sulle piazze, con quello abbiamo potuto vincere, quindi un modo diverso di approcciarci alla politica. Io questa sera volevo fare un discorso molto diverso, ma visto poi l'interesse che c'era, vorrei far notare una cosa importante, secondo me, che riguarda proprio la parte prima del programma che è stato fatto ed è legato proprio alla Costituzione, perché è il punto principale, diciamo così, di quello che può essere la politica che possiamo fare per recuperare quello che erano i nostri diritti e in particolare quello che era il nostro potere di popolo, perché poi, voglio dire, sappiamo tutti che nella Costituzione, oltre ai tre poteri, esecutivo, legislativo e giudiziario, c'è anche il potere del popolo all'articolo 1. E quindi come popolo dobbiamo riappropriarci di quel potere. In che modo ce ne appropriamo? Proprio con il voto, cioè voglio dire, andando a votare, cercando di trovare una convergenza sulle cose. E mi è piaciuta la prima parte, ve ne leggo solo un pezzettino perché credo che sia significativo.
quando dice vogliamo l'uguaglianza, vogliamo salari dignitosi, il rispetto di chi lavora, perché su chi lavora è fondata la Repubblica. Chiediamo troppo? Chiediamo solo quello che è già scritto nella nostra Costituzione, nata dalla spinta, dalla lotta di liberazione dal nazismo e da un grande protagonismo delle masse. Il referendum del 4 dicembre ha mostrato la chiara volontà del popolo italiano di difendere la Carta Costituzionale. Noi crediamo che sia finalmente giunto il momento di mettere in pratica fino in fondo la nostra Costituzione. Vogliamo dunque la piena attuazione della Costituzione nata dalla Resistenza e in particolare dei suoi aspetti più progressisti. Questo significa prima di tutto ridare centralità e dignità alle lavoratrici e ai lavoratori, far sì che ogni discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, orientamento sessuale venga superata. Queste sono le prime righe e sono già queste importanti. In questo momento, come Comitati Difesa della Costituzione, stiamo preparando una raccolta di firme, anzi sono più di una, perché sono tre raccolte di firme. Una è proprio sull'articolo 81. L'articolo 81, adesso non stiamo a entrare nei dettagli, l'altra raccolta di firme è sulla legge della buona scuola e la terza raccolta di firme sarà proprio quella per una legge di iniziativa popolare contro la nuova legge elettorale che si sta presentando, che è in Parlamento. Per questo stanno lavorando su tutto il territorio nazionale oltre 120 avvocati costituzionalisti, guidati da un certo avvocato Besostri, che è colui che ha potuto far rigettare sia l'Italicum che il Rosatellum, e quindi si sta battendo anche per questo. Naturalmente, per poter fare questo nei tempi stretti che abbiamo di qui alle elezioni, proprio per vedere di modificare questa legge elettorale, che altrimenti sarebbe un disastro per noi, perché questa legge elettorale rischia veramente di portarci ad un Parlamento che, con le convergenze che possono esserci, si possa arrivare anche ad oltre i due terzi del Parlamento, e questo vorrebbe dire poi domani non poter fare un referendum per rigettare le modifiche della Costituzione. Quindi veramente un rischio enorme. Pertanto gli avvocati costituzionalisti che hanno, oggi è il 12, se non sbaglio, sì, cioè, 12. Oggi erano alla consulta costituzionale, perché sono stati chiamati d'urgenza alla consulta per discutere di questo, di questa proposta. Naturalmente, cosa serve? A loro serve che ci sia il popolo dietro, perché ovviamente entrare in un'aula costituzionale per cercare di difendere una legge senza avere alle spalle una forza che li trascina e li spinge diventa molto difficile. Per cui io lancio appunto l'appello qui, perché ripeto, secondo me queste sono cose che uniscono e non dividono, perché a noi servono cose che uniscano indipendentemente da quello che poteva essere un pensiero iniziale delle persone, quindi qualcosa che unisce. Questo deve essere una di quelle cose, assieme agli altri due referendum, che uniscono, e sulla traccia di questa unione poi proseguire, perché si guarda con attenzione anche a questo movimento che sta nascendo, questo, e quindi su questo poi alla fine si possono convergere tutte le forze che vengono avanti. Grazie. Grazie, sì. Volevo dire una cosa. Vai, non no, spegni. Spegni. Perché? Non farlo, sono d'accordo con te. Il problema è quello che vedo anch'io, c'è poca gente e quindi bisogna coinvolgere gli altri. Allora, solo 5 minuti di tempo, parto da un po' più indietro. Io sono presente da 7-8 anni, io ho fatto sempre politica, sempre di sinistra, di estrema sinistra. Poi diciamo a sinistra in qualche maniera non sono mai stato di fondazione del Partito Comunista, sono stato al sindacato RDP, l'USM, sindacati di base. Mi dispiace un po' sentire parlare che esiste solo CGL e CISL, perché esiste una realtà molto più complessa, sì.
di quello che ci ha deciso lui, chi ha deciso lui, tolgo quello che ha fatto, però bisogna vedere anche quello che c'è. Allora, secondo me il problema è focalizzare i problemi, i problemi vanno al di là delle elezioni, sono le elezioni, vabbè, ognuno di noi deve decidere, quindi l'importante è che si faccia le idee chiare intorno a questa cosa. Secondo me il problema, appunto, sono indietro, quando io sono arrivato a Cesena, e cercato di muovere in Cesena, io sono aperto tutti, cioè vado dalla palestra, il punto macrobiotico, agli amici di Davide, tutte le iniziative politiche, tutte le iniziative antifasciste, a tutte le iniziative io partecipo, sto cercando anche di dire la mia, ce n'è anche un gruppo che si vede alcune volte su questo discorso dell'altra economia, non so, sovranisti, non sovranisti, c'è la parola sovranista che non mi piace, però sono delle persone, c'è solo quella parola delle persone che vogliono capire, mi sembra che la maggior parte sia di sinistra, però vogliono capire come va l'economia. Allora, però mi sembra che mi sembra di questo, però ci sono dei preconcetti, cioè bisogna in tutti questi ambiti, per esempio prendiamo un gruppo che anche questo è numeroso, il Bresadola. Bresadola è un'associazione di quelli che fungaioli, delle erbe, che fanno un discorso di cultura, di alimentazione. Eccolo. Cioè vuol dire, ci sono degli ambiti culturali che sono ambiti politici, che sono ambiti che riguardano la vita di tutti noi, io sono pensionato, però ho fatto sempre la lotta. Quindi adesso in questo momento sono pensionato, però in pratica non ho mai smesso, c'è un problema grosso che è quello dei migranti, che bisogna prendere in considerazione, è importante rispetto a questo, perché ci sta creando uno scontro tra la gente su questo, se noi non interveniamo. E mi sembra che di capire che solo la Chiesa fa qualcosa perché c'è qualche prete che magari da qualche parte sto sanzionando il fiume, quindi lì bisogna stare a fare un bel lavoro. Mia moglie, per esempio, che ha fatto sempre politica molto più di me e molto più a sinistra di me, lei è una vera comunista, perché io ritengo di essere comunista, lei arrivano 10-15 persone, noi spendiamo la nostra, i nostri soldi tutti vien dati ai miei pellegrini che hanno passa una volta a settimana, e anche quello secondo me, cioè, significa comunque gli fai il sorriso, comunque non gli margini, e quindi questa è una cosa molto importante, anche questo non sentito nessuno che ha detto questa cosa, non so quanto c'è lì dentro, questo è un grosso problema. Allora secondo me, perché dico questo? Perché ci sono degli ambiti che bisogna unire, bisogna partecipare. Allora io giovedì vado alla serata di Davide, che ne fa una al mese, importantissima, quella intorno a Davide è una cosa, io la chiamo un atto di terrorismo, gliel'ho detto anche lui la sera, tutti sono rimasti così, un atto terroristico, quello fatto dalla Conad, l'ho detto pubblicamente, è un atto terroristico, però un atto terroristico è ancora più grave, perché ha un atto terroristico avviene oggi, ora, fanno esplodere la bomba, no, quella è la bomba, che ha un effetto continuato, perché ho continuato, perché tutte le volte che Davide si mette quasi a piangere e dire mi ha rovinato la vita, eppure. Allora ci sono dei fatti che sono molto importanti, che nell'ambito, mi viene anche da piangere a me, nell'ambito della città di Cesena, sono importanti che tutti ci muoviamo su questi. Come dici, io sono di rifondazione, io sono di cose, io sono di. Tutti ci dobbiamo muovere, tutti dobbiamo dare una solidarietà, tutti dobbiamo partecipare. Come facciamo una manifestazione antifascista, anche quella antifascista, perché quella della Conad è un atto fascista. E ce ne sono tanti altri. Allora, faccio, lasciamo da parte Davide, faccio il punto macrobiotico. Il punto macrobiotico sono migliaia di iscritti, fanno un discorso sull'alimentazione, fanno un discorso sulla salute, fanno un discorso sull'antifascismo, perché una volta al mese chiamano un antifascista e fanno delle conferenze. Nessuno, non sono obbligati a farlo, però danno un segno. Qual è la partecipazione? Io vado a tutte queste, le vado a tutte queste, e ogni ambito che ci va, ma sono persone diverse, non l'ho vista da quell'altra parte. Come mai non l'ho vista da quell'altra parte? Io vengo da Bologna, non conosco l'ambito di Cesena, perché parenti, mia moglie, la sua sorella, il fratello, li conoscete tutti, sbrighi, magari cioè, più o meno Cesena diciamo, è piccola, però ho notato questa cosa. Che c'è ambiti culturali, anche l'ambito culturale dei fisici, che si trovano a fratica, partecipo anche quello.
sono tutti ambiti in cui tu non vedi uno che partecipa all'altro. Come? Cosa succede? Ho cercato di mettere insieme il punto macrobiotico e il presato, due associazioni, migliaia di persone, non ci sono riuscito. Ho detto venite che conosco uno gli altri, non ci sono riuscito, magari ci riuscirò, eppure sono ambiti. Allora, ci sono gli ambiti culturali che sono ambiti concreti di persone, io concretamente sto facendo una battaglia, non ci ho rinunciato, contro l'inquinamento, sono in campagna, un giorno sì, un giorno no, senti la puzza, cos'è? Il famoso glifosato, il famoso Roundup che danno in giro, oltre a tutti i diserbanti. Allora, io ho un piccolo orto che non metto assolutamente nulla, ma quello vicino, quello di là, quello è un grosso problema. Il grosso problema dell'aria che ci respiriamo, è un grosso problema. Cosa facciamo? Dove ci ritroviamo? Allora, dico, ci sono degli ambiti. Io dico tutto questo perché ben vengono queste cose, però bisogna che cerchiamo di vedere anche le cose che succedono di fianco a noi, le cose che riguardano noi. E quindi vi invito tutti a partecipare a tutte le iniziative che ci sono nell'ambito di Cesena, no? E non semplicemente questa, perché è vero che ci sono le elezioni, è vero che bisogna capirci di più su questo libro, perché ci sono, però la vita va bene oltre, ma viene prima e dopo, no? Quindi qui bisogna avere chiaro che cosa facciamo. Sì, la prima cosa che devo dire è tra di noi ci vuole essere bisogna essere coerenti. La coerenza è solo una, perché noi adesso vediamo cosa è successo. Vediamo adesso cosa è successo a Forlì, che il sindaco sembra che abbia dato l'autorizzazione. Hai dato l'autorizzazione e poi vai a manifestare insieme. L'aveva dato il prefetto l'autorizzazione, che poi hanno fatto semplicemente una richiesta alla questura per fare il banchetto, quindi vabbè. Non gli ha dato, no, il sindaco non ne sapeva niente, questo no, non avevano fatto la richiesta di uso solo pubblico. Non avevano fatto. Per salutare che ciao Tobia su Facebook, sul loro link, che Ottaviani è il segretario di Forza Nuova, non lo sa. Quello che ha fondato Forza Nuova, cioè mi sembrava la vittima. Qui in Romagna. Mi sembrava la vittima, il poverino, che 30 persone l'hanno. Intanto lui si può vedere su Forlì Today che ha addosso di mano. È perché gli hanno già preso una volta la macchina, per quello che fa la vittima. Poi ci mi sono dimenticato. Il discorso che degli operai della fabbrica di testa di cazzo, la Tecnogino, no? Dico diretta. C'è gli operai telefono metalliche per dirgli che loro hanno dei problemi, li fanno prendere dei come si chiama? Integratori, oppure che lavorano su una sedia, su una palla, eccetera. Cioè, vuol dire che in qualche maniera. Lasciamo perdere qual è la situazione oggi, in qualche maniera i sindacati devono dire ma noi ci siamo o non ci siamo? I sindacati non sono usciti su questa cosa per dire no, noi andiamo da vicino, facciamo una battaglia, facciamo delle cose. E no, ci sono degli operai che hanno telefonato a Davide dicendo che questa situazione Davide è intervenuto con lo strumento che c'è, li scrive sul giornale e la situazione in qualche maniera è ritornata indietro perché l'altro è andato in fabbrica e li ha costretti a lavorare sulle sedie, cioè gli ha detto che devono lavorare sulle sedie e non sulle palle, su quelle palle di cose che loro vendono alle palestre. Capito? Come gli integratori ti danno perché è caldissimo, quindi devono integrare. Mi sembra gravissimo, cioè gravissimo che questo accade alla fabbrica di sogno tutta luce e libertà, no? Che è venuto a visitare Renzi, insieme a Lorgia, questo mondo militare. Lasciamo perdere. Io di fatto mi battaglio con l'Orge, perché il mio produttore vicino che è dell'Orge, quando io ho chiesto all'Orge di ditemi che sostanze date, è diventato così, ha detto anche lui, che tra l'altro è un cacciatore che mi ha anche minacciato, per dire come siamo messi anche problemi concreti, ci sono tutti i giorni, rispetto ai quali. Grazie.
valorizzare la specificità dei territori, però in connessione con un movimento che sta assumendo la dimensione nazionale, no? Dall'assemblea del 17 arriveranno delle indicazioni, peraltro è un'assemblea a libera partecipazione, per cui se qualcuno anche da Cesena vuole andare a Roma può andare, intervenire, e ci sarà l'occasione appunto di offrire il punto di vista. E le indicazioni che raccoglieremo del 17 ci daranno lo stimolo per rilanciare, per proseguire, no? Io credo che vada bene anche una analisi critica, no? Di come andate eventualmente questa serata, per decidere insieme qual è la forma migliore per poterla rilanciare, per poterla rilanciare in maniera un po' più efficace, no? E un po' più convincente. Questo è anche vero. So che era fatto. Ho avuto un turno di lavoro e sono riuscito. Chi è il candidato? Non ci sono candidati, ecco, sì. L'originalità, la pazzia e l'originalità, voglio dire, che sta nella proposta, sta anche qui, perché scardina, come dire, la tradizionale modalità personalistica. No, i candidati li troviamo nelle singole assemblee territoriali, a livello nazionale al momento non c'è una leadership riconosciuta del gruppo, e chi ha preso inizialmente l'iniziativa, che è questo gruppo di giovani, questo gruppo di persone, sì, un centro sociale, un ex OPG, che è un centro sociale, un ex ospedale psichiatrico giudiziario, che si chiamano Io So Paz, che sono questo gruppo appunto di Napoli, attivo nella città di Napoli da molti anni, che ha trasformato questo luogo, che è un luogo di disperazione, no? Come potete immaginare, un ospedale psichiatrico giudiziario, in un centro di fornitura di servizi diretti alle persone, perché ci sono i servizi sanitari, ci sono le scuole, il dopo scuola, ci sono mille attività di esperienze di mutualismo e di protagonismo appunto sociale. E attorno a questa realtà è cresciuto un movimento che ha creato una rete nazionale, tant'è vero che Io So Paz sono molti anni che è attivo e ha celebrato quest'anno, mi sembra, la quinta iniziativa nazionale proprio di rete, no? Delle esperienze mutualistiche. Qualcuno dice: volete fare la Caritas di sinistra, no? Questo è uno dei giudizi, tra virgolette, negativi, dati, no? Denigratori, dati all'esperienza. In realtà l'idea è quella delle cose che sono state dette qui, perché poi in realtà stasera io credo che alcuni interventi abbiano toccato il punto della questione. Mi riferisco alle cose dette al Milano, voglio dire, ognuno ha il suo stile, da Leonardo, le cose per esempio che ha raccontato del suo compagno, per esempio appunto la Donatella in sé, c'entrano molto, no? Con le cose che vogliamo fare. E ripeto, anche qui, senza particolari gerarchie. Io lo dico più volte, Cesena è una strana realtà. Lui che ha preso male, che il Partito Comunista potesse lasciare dei... Non è tanto solo, è da anni che è così, cioè nel senso che è come se ci fosse una sorta... Sì, da prendere i conti e Lucchi aveva fatto la storia di Cesena. Ed è una città, voglio dire, dove il concetto di conflitto, voglio dire, no? È totalmente in antitesi con la visione ideologizzata Renzi e me lo trascina il sindaco o come o contro, per me è fascismo. Ascolta Marco, il tema è che qui quello che viene celebrato come il sistema, il modello emiliano-romagnolo di cui la Romagna, in particolare alcune realtà, incarna, no, l'esperienza, che è il concetto della coesione sociale. La coesione sociale in realtà è una sorta di foglia di fico, no? Di manto che nasconde, che in qualche maniera appunto è una realtà molto impostata sull'ipocrisia. Io ho questa sensazione da cittadina cesenate, no? Che si confronta con altre realtà, no? Anche abbastanza vicine, no? Per esempio appunto Rimini ha un altro tessuto, un altro modello di protagonismo sociale, che per esempio Forlì e Cesena,
Forlì e Cesena, pur nelle loro diversità, di fatto appunto non hanno. Non lo so, che abbiamo un compito arduo, io credo che chiunque di noi, ciao Giancarlo, nel corso della propria vita in questo territorio abbia attivato delle esperienze, qui tutti l'abbiamo fatto, tutti, no? Più chi meno, abbia negli anni, no? Incontrato questo tipo di situazione, no? Che è un po' frustrante, è un po' quel che è, noi viviamo qui, ripeto, e questo è quanto abbiamo. Io onestamente poteva andare meglio la serata, forse avendo, non so, una settimana in più la potevi organizzare meglio, potevi organizzare un incontro preventivo, no? Più organizzativo, in modo tale che poi chi la lanciava era già un po' più consapevole, c'era già stato un contatto, non lo so, prendiamola così, prendiamola per quella che è, l'abbiamo chiamata così, questo è un incontro organizzativo, lanceremo. Anche incontri del brancaccio, quanti ne abbiamo fatti qua stasera? Nessuno. Capisci qua? Sono d'accordo. Per fortuna da un lato Damiano, e nessuno perché abbiamo discusso. Damiano, nessuno perché abbiamo discusso. A me non abbiamo questo che riconosci. No, ma no. Abbiamo, come dire, abbiamo ritenuto nella consapevolezza che tu lanci l'assemblea del brancaccio e si presenta il ceto politico dei diversi partiti che sono presenti, capito? Che non avrebbe aggiunto nulla, abbiamo deciso di lanciare l'appello, abbiamo elaborato il testo di un appello che ha circolato e poi la cosa è finita lì, perché sappiamo tutti com'è finita e com'è uscita. Garantisco che il testo di quell'appello che qui abbiamo costruito a Cesena è assolutamente comparabile, se non esattamente con lo stesso stile ma con la stessa forma, nella sostanza e nei contenuti, con il testo dell'appello che io personalmente mi sono sentita di sottoscrivere e che è in piattaforma nazionale di Potere al Popolo, no? Perché dice quelle cose lì. Per cui io penso che questa esperienza qui si connetta in continuità con gli tanti tentativi che nel corso degli anni abbiamo fatto. Ma è vero. Però secondo me se avessimo veramente cominciato da prima, tu hai detto così, però secondo me le persone al di fuori del ceto politico magari avrebbero che aderivano a quella piattaforma che, come hai detto te, è praticamente sovrapponibile a questa, a questa effettivamente quelle persone non è che erano legate a quel ceto politico ma alla piattaforma, avresti avuto un tempo di relazionarti con quelle persone e se quelle persone erano diciamo così eterodirette dai partiti era un discorso, ma abbiamo visto che anche diverse esperienze di quei partiti come Sinistra Italiana, come possibile anche qua a Cesena, li hanno spalculati quando hanno preso quella decisione lì. Scusa, io non interrompo mai nessuno, però qualche minuto fa tu hai detto che qui la maggior parte è di Rifondazione. Allora, il brancaccio, la maggior parte, visto che non l'ha lanciato nessuno, l'avrebbe lanciato a Rifondazione. E allora, cioè, mettiamoci d'accordo, nel senso che tutti lamenti che non è stato lanciato prima, ma la colpa di chi è? Di Rifondazione? Con tanta gente che è a Cesena, perché nessuno l'ha lanciato? Ma mica bene. Se avessimo lanciato quello, visto come è andato, forse non lanciavi più questo, o no? Al di là ma anche il brancaccio non è di Rifondazione, è di tutta quella serie di esperienze di protagonismo sociale. Se non eravamo noi a lanciarlo, chi l'avrebbe lanciato? Io so fatto dove? Qui adesso, a Cesena. Qui adesso sicuramente sono noi, perché è l'unica cosa che è un po' come dire, se escludi le realtà metropolitane dove esiste una struttura di centri sociali, voglio dire, in relazione con loro, nel più dell'Italia, nella realtà paciosa e provinciale del nostro paese, se vuoi darsi la colpa anche per quello, va bene, però c'è altro. No, ma è che adesso ci sono molti.